Ah, così siamo. È già arrivato, Luca. Grande. Vedo per ora, vedo lo schermo bianco, però ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao, ciao, ciao. C'è Luca nel background, ora appena vedo che è collegato lo faccio entrare. Ciao Luca! Ciao a Ciao! tutti. Buona Ciao! serata intanto. Anche a te, buona serata. Come stai? Tutto Grazie. bene? Sì, abbastanza, abbastanza, tutto a posto. Hai Come fatto ti la stai? ricognizione oggi? No, a me, tra virgolette, è andata diversamente rispetto a tanti altri, perché io la ricognizione l'ho fatta settimana scorsa, subito dopo Sky the Price, che eravamo abbastanza vicini e abbiamo deciso di rimanere su 2 giorni in più. E insomma, l'abbiamo divisa appunto in 2 giorni e quindi l'ho già fatta. Il mio viaggio di andata è previsto per domani. Ok. Ottimo, ottimo, ottimo. Ora si aspetta che entrano gli utenti che stiamo mandando. YouTube manderà la notifica adesso, quindi ora arrivano. E nel frattempo ti chiedo come stai in generale, fisicamente, come ti senti innanzitutto? Sei in forma robe? Comunque ha fatto bene in questo nord. Poi riassumiamo un po' i tuoi piazzamenti e le tue gare di quest'ultimo mese. A me Come ti pare senti? di stare abbastanza bene. E, insomma, le sensazioni sono positive. Poi si sa che l'allenamento è diverso dalle corse, però comunque nelle ultime 2 o 3 apparizioni, insomma, la condizione sembra che ci sia. E, ovviamente la mia condizione sarà diversa da quella dei fenomeni, però insomma, al momento sono contento e mi presento pronto, mettiamola così. Nicola dice l'italiano più in forma del momento. Ah Effettivamente è vero. Ora, no, sì. un po' perché abbiamo perso Colbrelli, che in queste gare era sicuramente uno dei favoriti, un po' perché non viviamo un gran momento, come purtroppo stiamo vedendo in queste gare, che non vediamo un italiano quantomeno lottare per la vittoria. Però a te effettivamente sei quello che ha fatto vedere una condizione migliore, o comunque uno dei meglio. Quindi quello ti fa onore, ecco. È bloccato. Si è leggermente bloccato. Troppi complimenti abbiamo fatto, probabilmente. L'altro Luca è arrivato ottavo alla Parigi Camembert qualche giorno fa, anzi è martedì, quindi ha fatto un ottimo piazzamento. Poi è arrivato ottavo anche il 18 marzo scorso in una volatona, sempre in Belgio, in una corsa vinta da Ackermann, e lui si è piazzato ottavo, insomma, con gente come Merlier, come Hofstetter. Devo dire che è arrivato davanti a De Lee, tanto per far capire, no? Che comunque è un giovane anche lui abbastanza molto promettente, diciamo. Quindi attenzione, rientrerà, a parte il frizzamento che c'è stato adesso, però i piazzamenti li ha fatti. Potrebbe essere, ora gli chiediamo poi se andrà in fuga, se cosa farà, ecco, qual è il suo ruolo. Ecco, comunque lui corre per la B&B e quindi comunque non ha particolari capitani in squadra e potrebbe avere un ruolo da primario, sinceramente. Quindi Certo. ciao Luca, Eccomi bentornato. qua. No, dicevi, scusami, in base agli ultimi tuoi piazzamenti. No, diciamo che nel mio piccolo, io sono contento di come è andata questa prima parte di stagione. Ovviamente, i miei risultati non sono quelli altisonanti che potrebbero essere magari le vittorie o i piazzamenti in corse. Però Accidenti. comunque, insomma, nelle corse anche mi manca. Gli hai trasferito la tua connessione, Fede, Gli ho perché trasferito la mia connessione a Luca. Ragazzi, cioè, accidenti. apriamo un fondo Wi-Fi Luca Mozzano. No, stiamo scherzando. Dai, si riesce, Posso si provare col riesce, tuo dai. telefono? Vediamo Intanto Marcello. se riusciamo in un altro Ciao Marcello, modo. buonasera. Ora appena recuperiamo Ciao. Luca, che c'ha un po' No, di problemi. mi aveva chiamato mamma, ero Ah, vabbè, preoccupato, allora. ero preoccupato. Cosa voleva?
Ci sono delle priorità. No, ma perché l'ho mandata a mangiare? È giù in Toscana. L'ho mandata a Viareggio a mangiare ed è rimasta soddisfatta del posto. Tutto qui. Basta. Era per commentare cosa aveva mangiato e per dire che si spende bene a Viareggio che a Novara. Comunque, vabbè, chi se ne frega. Mozzato, bella abbronzatura. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Chi abbiamo come ospiti stasera? Abbiamo collegamento sorprese. Stile Rai. Allora, c'è Luca Mozzato che farà la Roubaix. Tra l'altro l'italiano più in forma dell'ultimo momento, e poi entra Tafi dopo. Ecco, bello. Ho fatto un cambio di dispositivo, vediamo se... Già ti si vede meglio. Sembra meglio. Ecco qua il nostro uomo del nord. Uomo del nord. Allora, eccoci qua. Ripartiamo. Per chi non ti conosce, Luca Mozzato, che corridore è? Allora, io sono sempre stato dipinto fin da giovane appunto un corridore da classiche, perché io sono un ragazzo che è abbastanza veloce, però non abbastanza per le volate di gruppo, perché su una volata di gruppo sono uno che si piazza, fa settimo, ottavo, nono, se tutto va bene posso cogliere anche il risultato grosso, però sulle volate di gruppo non sono proprio efficace. Però in compenso salto le salitelle, e quindi per questo mi ha sempre dipinto come un corridore da classiche, quindi gruppetti di 30-40 persone dopo una corsa dura, dopo corse impegnative, magari con il vento, con la pioggia, il freddo, sono situazioni dove di solito vado bene. Ottimo. Ci puoi dire il tuo ruolo in questa Parigi-Roubaix? Sarai il capitano di giornata per la tua squadra oppure avete altri... che tipo di corsa fate voi della B&B? Allora, diciamo che il nostro, tra virgolette, uomo faro è stato abbastanza sfortunato, perché... Sarebbe? Debuscher. No, non te l'accetto, Luca, non te l'accetto. No, non te l'accetto, devi essere te l'uomo faro, dai. No, però... È andata abbastanza bene. Scusami, che rimanga tra noi, Luca. Noi siamo un po' così, che rimanga tra noi. L'ultimo risultato decente di Debuscher, a quando risale? No, quello siamo d'accordo. Però comunque è un corridore. È un corridore che quando si va al nord, bisogna dargli il suo. E quest'anno è stato veramente nero per lui, perché prima ha preso il Covid e l'ha preso veramente male. Ha fatto 2 settimane a letto. E poi, tra l'altro, è tornato, si è anche rotto, e quindi il nostro uomo, tra virgolette, faro... È Luca Mozzato. Speriamo. Poi, Si scherza, comunque. Sì. Ma ci mancherebbe. Poi comunque, su una corsa... Guarda, noi portiamo bene, l'ultimo ospite che abbiamo avuto è Maluscelli, cioè, giusto per dire. Io devo cominciare a toccare ferro da qualche parte, o... Guarda, metti le mani in alto. Se fai podio alla Roubaix o comunque una bella top 10, ti si viene a prendere in carrozza. Ci regali anche la bici a questo punto. La bici, penso che quella lista starà bene a casa mia nel caso. Però qualcosina si è... Con la capillatura di Vlahovic, scrivono. L'abbiamo perso, si è frizzato con la bici, non sapremo mai se ci regalerà o no la bici, penso di no. Ci si potrà mettere... Ti abbiamo perso per qualche istante, Luca, ci senti? Niente. No. Allora, va a scatto. È tornato. Ci senti? No. Si vede che... Dove sei, Luca, dove sei? Sono a casa, è quello il problema. Adesso sto provando a girare un po', che quella è la cosa grave, perché fosse Luca, a casa... Luca, mettiti vicino al frigo, di solito prende bene vicino al frigo. Vicino al frigo. Adesso ho fatto un cambio, il quale l'amorosa ha detto, qui in angolo dovrebbe andare bene, e quindi... Proviamo. Facciamo i due. No. Pochi scongiuri. Ok. No, dicevamo, perso colpi anche lei. Il tuo ruolo per domenica, quale sarà poi nello specifico, se ce lo puoi dire? Diciamo che noi, penso, poi la riunione ovviamente verrà fatta il giorno prima o addirittura la mattina, però penso che noi saremo tanti battitori liberi, nel senso che
ci daranno la possibilità di fare la nostra corsa, e se saremo in grado di superare le varie difficoltà, insomma, avremo la possibilità appunto di fare il meglio possibile, perché soprattutto nelle squadre come noi, dove non abbiamo una grossa organizzazione e comunque non siamo sicuri di avere tante persone nel finale, appunto ci danno la possibilità, ci dicono vediamo dopo l'Arenberg, dopo magari Mont-Saint-Pével, che è già un po' più vicino, chi c'è e chi non c'è, e se c'è qualcuno che effettivamente sta bene e con qualche compagno di squadra che è disposto a dargli una mano, in quel caso ci si può aiutare in qualche maniera, però fino a lì è un po' tutti, ognuno per i fatti suoi, mettiamola così. Senti Luca, ti chiedo una domanda extra, poi torniamo appunto su di te, sui tuoi piazzamenti e anche su questa Roubaix, sì. cosa ti aspetterà, eccetera eccetera. Ti voglio fare una domanda un po' extra però. Sì, secondo te Van Aert, sì, domenica, è vero che correrà in appoggio alla Porte e Benoît o va perché ha la gamba per... No, secondo me no. Allora, se lo fanno partire è perché loro sono i primi a credere che possa fare il risultato. Se fosse già all'80-85% lo lasciavano a casa, da come la vedo io. E magari non sarà tirato a lucido, non sarà al 100%, però al mio modo di vedere andrà là per vincere. Devi capire una cosa, noi oltre a creare un format dove comunque cerchiamo di portare il ciclismo un po' nelle case, nei cellulari della gente più che nelle case, sì, siamo anche un gioco, un'applicazione, un fantaciclismo dove i fantamanager compono i corridori, sì, li schierano, e più se uno va in fuga, se uno si piazza, portano punti e poi insomma uno vince. E c'è un po' il dramma Van Aert perché non sanno se schierarlo, perché è costato caro, capito, non sanno, siccome la gente l'ha venduto perché comunque recuperava credito, io ce l'ho il mio capitano, ecco, bravo, ecco, se fossi io uomo di punta, eccolo lì. Però Van Aert perché alla Roubaix non ha fatto bene anche quando stava in forma, non ha mai fatto, mi pare il miglior posto è un settimo o un ottavo in questi ultimi però diciamo che in questo momento Van Aert sembra in un momento di grazia, perché per come ha fatto la prima parte di stagione è stato veramente impressionante. E poi, almeno personalmente, io mi ricordo che nelle altre edizioni della Roubaix comunque ha sempre avuto un sacco di problemi, perché un anno che ha fatto undicesimo, dodicesimo, è caduto due volte, sì, ha avuto un sacco di problemi. L'anno scorso era insieme a Sonny e Van Der Poel e gli è caduto uno davanti nell'Arenberg. Insomma, diciamo che non è stata la corsa ideale fino a questo momento, però con la condizione che... Un po' la storia, scorreggimi se sbaglio, un po' la storia della Roubaix, che per vincerla bisogna avere gambe, testa, ma tanta fortuna, anche perché è una corsa veramente un terno, sì, all'otto, soprattutto quella dell'anno scorso che era un caos. Sì, per dirti... Io l'anno scorso ho passato praticamente la giornata perfetta per tutta la durata della corsa, a parte l'Arenberg, che io l'anno scorso sono entrato, che ero nel gruppo di Moscona, ho bucato, nel mentre sono ripartito, e che ero nel gruppetto, quello lì di Sonny e Van Der Poel, e 100 metri prima di uscire, Rowe, che aveva bucato, è tornato dentro e sono caduto di nuovo, quindi... Può andare tutto bene per 6 ore, però se hai quei 2 minuti in cui non gira, può cambiare la giornata. Che tempo Paolo Morabito, domenica? Luca, aspetta, domenica aspetta. Ti metto che titolare. Tempo danno? Che tempo danno domenica? In teoria dovrebbe essere bello, in teoria. Mm. Bello e secco, dicono, perché chi l'ha provato oggi, ho visto un articolo da qualche parte che hanno detto che le banchine, quelle in parte del pavè, sono belle secche, quindi dovrebbe polvere. Rimanere così. Quindi polvere. La teoria dice di sì. La classica Roubaix degli ultimi anni, eccetto l'anno scorso perché l'avevano spostata, sennò comunque sarebbe stata una Roubaix asciutta anche l'anno scorso se l'avessero corsa a fine aprile. Sì, che poi io l'anno scorso sono stato graziato perché da programmi, io non lo dovevo neanche fare la Roubaix se fosse stata in aprile, perché...
insomma, il mio calendario diceva Giro di Turchia, e col Giro di Turchia era impossibile farla incastrare. Quindi, tra l'altro, già essere lì per me l'anno scorso è stata quasi una vittoria. Però Luca, insomma, fa curriculum, corre una roba del genere, tanta roba, Cioè, forse è dura correrla, e dal divano chiaramente era bella, in corsa forse un po' meno, però sono quelle cose lì che corre una roba del genere, probabilmente ti rimane nel cervello per parecchio. Direi. Che poi è arrivato ventesimo lui l'anno scorso. Sì, poi se comunque sei arrivato, è così ravvicinata. E poi così ravvicinata tra quella dello scorso anno e quella di quest'anno, ti ricordi di più le strade, tutto, quindi... Sì, ma diciamo che l'anno scorso, quando facevamo la ricognizione, noi avevamo De Backer, che insomma lui è un altro di quelli, sì, di quelli che appunto avevano esperienza, e insomma io domandavo pressioni, mica pressioni, e mi aveva detto, guarda, io è 17-18 volte che l'ho fatta e non l'ho mai fatta con l'acqua. E ha detto che, perché fatalità era la sua ultima corsa, e fa, io sono contento che sia così, perché insomma almeno una volta nella vita dico io ho fatto la Roubaix col bagnato. Io dall'altra parte dico io è la prima, proprio questa. Ti chiedono se userai tubeless o no, che ruote userai domenica? Io dovrei usare insomma le ruote da 60 come quelle dell'anno scorso e il tubeless da 32, che ho visto insomma che l'anno scorso mi sono trovato bene e quest'anno penso di replicare. In teoria, Sonny ha vinto grazie alla FOM interna a tubeless, perché lui aveva in teoria forato molti chilometri prima del traguardo. Un po' gli ha retto la pressione per quel discorso lì del liquido. Quello lì è proprio un salvavita, perché capita spesso che magari fai un buchetto e riesci a tenere un po' la pressione. E poi comunque col copertone così grande, anche se perdi 1-2 bar, c'è talmente tanta aria dentro che riesci ad andare, non lo senti tanto come magari fosse un buchetto sul 25 o sul 23. Ottimo. Allora, vuoi chiedere qualcosa a Luca? Ma sì, se la fuga domenica rientra un po' nei tuoi piani. Io penso che la Roubaix sia una di quelle corse dove l'80% del gruppo voglia andare in fuga. E sicuramente, se ci sarà l'occasione, senza sprecare troppe cartucce, insomma, è nei miei intenti provare a essere davanti, anche perché soprattutto se la fuga è ben composta, come magari è stata la mia fuga del Fiandre di settimana scorsa, sì. Ti ritrovi dopo 150-200 km che non hai speso così tanto, e comunque i corridori che rientrano da dietro rientrano dopo aver fatto un gran sforzone, quindi sì, la tua situazione davanti sicuramente non è delle più rose, però comunque sei davanti e insomma manca relativamente poco l'arrivo. Ma Cecio, il 32 è il massimo consentito, ma come rapporto intendi? O è comunque un compromesso? Domanda seria. 32 cosa, no. Cecio? La larghezza del copertone, la taglia. No, sì. Okay. No, non il rapporto, il 32 dietro. No, 32 dietro, cioè cosa fai? Ma infatti alla Roubaix mi tornava, cioè non c'è salita. No, è appunto la taglia del copertone. Diciamo che sulle nostre bici più del 32 non riusciamo a mettere, però non poi penso diventa che... un gravel, poi ti sì. diventa gravel. Quindi... Ma non penso ci sia qualcuno che parta con addirittura qualcosa in più. Oltre che appunto ci sarebbero problemi a far passare la ruota, soprattutto nel carro posteriore. Almeno io parlo per me, 32 è proprio il limite massimo. Però non penso che qualcuno azzardi qualcosa in più. Ma dicevi il profilo, l'altezza del profilo delle ruote è 60, avevi detto, ho capito male? Sì, perché... praticamente... È abbastanza alta però, no? Io ho visto che l'anno scorso comunque mi sono trovato bene. E appunto col 60... La sezione del cerchio è un po' più larga rispetto a quella del 50 e quindi dovrebbe dare un po' una mano per perforare meno, perché ci ha spiegato che il copertone fa una pancia diversa e questo qua con tutte le vibrazioni dovrebbe dare una mano per forare meno. Comunque poi in pianura avere un profilo un po' più alto dà anche il vantaggio di fare in teoria maggiore velocità. Sì, una volta che hai lanciato, almeno per i primi 100-150 km, che sono
veramente veloci, perché comunque si parla tutti stradoni, quello lì un po' dovrebbe dare una mano. Però noi abbiamo fatto anche tutti i nostri test e abbiamo visto che le ruote da 50 rispetto alle 60 cambia veramente poco, perché si parla di 20-30 grammi e quindi insomma il vantaggio è più alto, mettiamola così. Un panino in meno nella tasca di Apple, sì. È pareggiato, dai. Sì, più o meno ci siamo. Ciao Luca, ciao ragazzi, come pedalare sulle pietre del pavè? Io invece te la complico un po' sta domanda, non come pedalare sulle pietre del pavè, siccome avevamo Bartoli due settimane fa, che lui, sì, non ha mai corso la Parigi-Roubaix, solo l'ultimo anno della sua carriera, e tra l'altro arrivò anche abbastanza, o comunque poteva fare quasi podio, in quella gara lì poi ebbe sfortuna perché forò durante il Carrefour des Labs, credo. Comunque, detto questo, lui disse che non ha mai fatto la Roubaix perché, ok, si presentava a livello di calendario prima della freccia vallone, dopo 4 giorni c'è la freccia vallone, lui pensava di accusarla molto la Roubaix. Siccome te l'ha già fatta, è veramente una gara cattiva, cioè che ti lascia i segni sulle ossa, sulle articolazioni i giorni dopo, o sul sottosella? Allora, sicuramente è una delle corse più difficili da recuperare proprio a livello fisico, perché comunque tutte le vibrazioni che ci sono lì non le hai da nessun'altra parte. Però secondo me in questo momento, rispetto magari a già 10-15 anni fa, a livello di materiali, di accortezze per darci una mano, siamo già molto più avanti. Non dico che sia confortevole andare sul pavè, però comunque rispetto a 10 anni fa, ho letto anche un articolo, insomma un'intervista di Baldato, in cui diceva di aver provato il materiale di adesso, della UAE, dove lui è direttore, e diceva, sì, che non c'è paragone rispetto alle ultime bici che ha utilizzato lui. E quindi un po' questo e un po' tutto, secondo me, in questo momento ti dà un po' una mano. Però comunque stiamo parlando, secondo me, della corsa che ti lascia di più i segni. Io l'anno scorso ho corso dopo 2 giorni, perché mi sembra di aver corso già il martedì dopo la Roubaix, e diciamo che i primi 100 km, 150 km sono stati belli impegnativi, anche perché ti lascia un segno sia dal punto di vista fisico, perché stiamo parlando di tutte le vibrazioni, sconnessioni, ma anche da un punto di vista mentale, perché tu fai 150 km dove ci sono tutti i settori di pavé, dove ogni 3-4 km c'è nervosismo nel tuo gruppo per prendere il settore davanti, perché non importa se voi siete 10, 15 o anche 7, se tu il settore lo prendi secondo è meglio di prenderlo terzo, e quindi c'è proprio questo stress e questa problematica dal punto di vista mentale. Io non immagino cosa sia andare su quelle pietre, perché ora Marcello non è a Lucca, però entrambi abbiamo la donna a Lucca. L'altro giorno ero donna, a Lucca, io ho la moglie. La moglie, vabbè, dai. E ero a Lucca l'altro giorno con la bicicletta e sono passato dentro e c'è un po' di lastricato, diciamo. Cioè, sei passato sotto casa mia al Giannotti? Sì, e già andare. Tra l'altro, l'anno scorso ci cascai anche a Lucca perché pioveva, c'era un po' di. Sì, faceva la patina. Sì. Fa la patina e quindi cascai anche, tra le altre cose. Comunque, detto questo, ero con Baccani in bicicletta quando cascai. Ma perché ero ubriaco? Bella coppia. No, io sono cascato, no, Baccani. No, ma c'è una cosa, aspetta, poi ricordamelo, ma intanto sento dei rumori assurdi, sembra una mensa. Vabbè. Credo che a casa di Luca qualcuno stia mettendo a posto le stoviglie. Sì, 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 c'è qualcuno che sta lavorando. No, una domanda che poi faremo anche a Tassi, perché comunque cioè, lui era in cellula con Nago, loro sono stati i primi a innovare veramente quello che è il modo di pedalare, soprattutto di tecnologico e di avanguardia negli anni 90, perché con Musset, Utafi e Ballerini hanno cambiato tutto. Avevano delle bici che erano stratosferiche negli anni 90, che sono state le prime bici a essere, diciamo, modificate volutamente per la Roubaix, ricollegandomi a quello che diceva prima Mozzato sulle parole di Baldato. Quindi sono stati loro, quelli della Mapei e della Colnago, a trovare le prime migliorie. No, ho una domanda da farti, Luca, diretto. Ma sì, secondo te, cioè, uno può prepararsi la Roubaix in un velodromo? Non lo so, ma è quello che ha fatto Ganna.
Ah, è quello okay, che ha fatto Ganna questa settimana. Ok. Okay. Allora, secondo me... Fermo restando che lui l'ha fatta già e l'ha vinta Under 23, sì. Poi vabbè, Under 23 è un altro discorso. Però comunque la corsa è sempre quella, perché i settori bisogna prenderli davanti, il pavé è quello lì. Però secondo me dal punto di vista della prestazione va bene, non ci sono grossi problemi dal punto di vista di arrivare, di arrivare pronto e arrivare preparato. Secondo me il problema più grosso sarà il fatto di gestire appunto il gruppo, perché non so se lui avrà la possibilità magari di provare ad andare in fuga o meno, però il fatto di avere l'abitudine alla bagarre prima di un settore, allo stress del gruppo e a proprio prendere i settori nelle prime posizioni, secondo me il fatto di aver fatto poche classiche potrebbe incidere un pochino. No, poi lo chiedo anche a Tafi chiaramente, perché mi incuriosisce come cosa, è una cosa molto anglosassone, in particolare. Due domande veloci per Luca. Ha fatto una domanda a scacciafighe, bene. Senti, tu Luca hai fatto credo 200 km di fuga al Fiandre, giusto? Sì, più o meno, sì. Più o meno, tra Fiandre e Roubaix, qual è la tua corsa preferita? E poi, e perché? E poi l'altra domanda, dacci due nomi per domenica che non siano, diciamo, tra i super favoriti, due nomi che hai visto magari pedalare bene, due corridori che hai visto allora, bene a Fiandre che potrebbero non so, fare risultato. Non so se voi lo consideriate o meno super favorito, però io è tutto l'inizio stagione che vedo Pedersen andare veramente fortissimo. No. Perché la tappa che ha vinto la Parigi-Nizza era veramente impegnativa, soprattutto con un arrivo così, con 2 chilometri che tirava in su, è stato veramente impressionante. E poi comunque tutto l'inizio stagione che o prima o dopo comunque insomma si vede che va forte. E un altro nome al momento ci penso un attimo. Ok, invece tra Fiandre e Roubaix? Tra Fiandre e Roubaix è veramente difficile, perché sono due grandissime corse. Secondo me insomma, la Roubaix ha un fascino speciale, perché fra le due penso che preferirei la Roubaix. Però anche il Fiandre, insomma, diciamo che almeno l'esperienza che ho avuto io, almeno io ho scritto anche su Instagram quando ho postato l'immagine della corsa, l'ho ritenuto il giorno più bello della mia vita sulla bici, perché passare 200 km in mezzo alla folla, perché è stata veramente un bagno di folla per noi ciclisti, perché non siamo abituati appunto alle maree. Beh, anche dopo 2 anni di pandemia, sai, ti cambia anche. Sì, quello sicuramente, anche perché la mia prima esperienza là è stata un po' triste. Perché era il primo momento del Covid, avevano proprio obbligato tutte le persone a stare a casa e sì, diciamo che fare tutti i muri dove non c'era nessuno è stato un po' triste. Invece quest'anno mi è venuta veramente la pelle d'oca per tutta la giornata. L'altro nome, adesso mi viene in mente qualcuno della Ineos, perché credo che sarà la squadra, diciamo, faro, no, della corsa. Potrebbe arrivare da lì il secondo nome. O se no anche, non lo so, io mi gioco una carta un po' strana che secondo me magari non lo vince, però secondo me arriva nei 10, che è Haller, che secondo me può far bene. Perché riguardando tutte le corse vecchie, insomma, un anno fa 8º, un anno fa 12º, un anno fa 15º, potrebbe essere una carta strana che può arrivare davanti, soprattutto perché quest'anno la Bora a inizio anno un po' faticato e insomma la Roubaix è la corsa giusta dove può succedere tante cose, e quindi io prendo lui. Ok, beh, un bel nome, ha fatto bene anche in passato lui, poi ha esperienza, quindi si può piazzare tranquillamente. Marcello, qualche domanda per Luca? No, ma sto ascoltando, perché sono curioso, che hai sbucato fuori, cosa è successo? Ti funziona internet a te o no oggi?
No, avevo chiamato Camillo un attimo perché volevo fare la tier list dopo della Parigi-Roubaix. La tier list è quella che piace a sì, nulla. sì, solo che non ho avuto il tempo di prepararla, quindi ci vorrebbe un'anima buona dalla chat o dal gruppo Telegram che facesse la tier list e poi si mette le posizioni in live Ma di dov'è il tutti i Mullah? corridori. Mullah in Germania, è partito oggi con la sua donna, dopo in Germania. Ma ci porta un regalo qualcosa, delle birre? Boh, speriamo di sì. No, io ti volevo fare una domanda. Ti avevano chiesto la differenza, Luca, tra il pavé della... Ora non recupero... Aspetta, vediamo se la recupero. Comunque era la differenza tra il pavé della Roubaix... Ah, eccolo qua. Frank ti chiede, il pavé della Roubaix è più duro o è dissestato rispetto a quello del Fiandre? Qual è la differenza tra Sì, i due? completamente, perché se quello del Fiandre si può definire come un pavè ordinato, a parte il Koppenberg, che il Koppenberg hai come l'impressione che appunto le pietre siano messe veramente a caso, nel senso che una sia piatta, una sia in piedi. Come quelle della Roubaix. Sì, però a parte quello, il resto hai sempre come l'impressione che sia ordinato. Invece la Roubaix sono proprio stradine dove trovi magari dei buchi, dove la strada ha ceduto, e poi le pietre sono veramente lontane una dall'altra, una più alta e una più bassa, e insomma, completamente diverso. È vero, ha ragione, perché insomma ci hanno detto un po' tutti che le pietre del Fiandre comunque sono un pochino più dolci rispetto a quelle della Roubaix. Però il problema delle Sì, pietre del Fiandre è che questo sono in non vuol salita. dire che il problema del Fiandre è che oltre che siano in salita, tu per quanto spingi hai come l'impressione di essere incollato sulla strada, perché capita magari tante volte, a volte che magari c'è una corsa di 200 km, che c'è solo un settore e quindi si parte magari con l'assetto classico perché dici su 200 km c'è 1 minuto e mezzo di pavè, in quel caso appunto... Per uscire dal pavé bisogna veramente, insomma, darci di spalle perché hai proprio l'impressione di rimbalzare sulle pietre. Chi era il tuo corridore preferito? Te l'hanno già chiesto, non lo so. Io sono arrivato al quarto minuto, quindi... No, non ancora. No, 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 non ancora. Diciamo che io ho cominciato a seguire il Ma Pippo ciclismo più o magari, visto meno. che sei vicentino. Sì e no. Quello che mi piaceva tanto dei primi anni dove seguivo, quindi si parla più o meno 2010, 2011, 12, sono state le battaglie fra Bonen e Cancellara. Quelle Oh, lì sono state le però... prime che mi hanno veramente esaltato. Eri più per Ah, bei Bonen o per ricordi. Cancellara? Io ero più per Bonen, perché appunto essendo un corridore più veloce rispetto che a un cronoman, io Tommeke. ero più per Bonen. Grande Tornado Bonen, Tom. grande. Grande, Tommeke. grande, grande. Gran corridorone, gran corridorone. Poi uno che ne ha vinto quattro, solo, ne ha vinte solo quattro di Roubaix, quindi non è che... Sì, Poca solo roba. 4, un secondo, un terzo, diciamo che qui ha diritto di cittadinanza. E Vabbè, non so se l'ha già detto Luca, ma i tuoi programmi poi dopo la Roubaix quali saranno? al momento non lo so, con la squadra dobbiamo ancora parlare perché... Insomma, abbiamo stilato il programma solo fino alla Roubaix. Dopo di sicuro ci sarà un periodo un po' di stacco che non so se andrà dai 3-4 giorni fino al massimo di una settimana a seconda di quello che arriverà dopo. E riguardo al tour, io ci spero, però insomma, noi come penso tante altre squadre, le selezioni verranno fatte la settimana prima o 2 settimane prima e quindi è ancora un po' presto per dirlo. Io penso di essere finalmente pronto per farlo, perché se mi facevate la stessa domanda l'anno scorso, vi rispondevo che non ero ancora arrivato ad un livello necessario per fare il tour insomma, e avere dei benefici. Invece quest'anno, dopo la Parigi-Nizza, dopo queste classiche, insomma, credo, insomma, non ho la garanzia di finirlo, però credo di essere pronto ad affrontarlo. Speriamo che la Ma con squadra sia Bajoli del... anche pensi? Con? Con Bajoli anche pensi? Anche In che senso con Bajoli? Bajoli, secondo te, può Non lo so. essere. Ma Bajoli Andrea o Nicola? No, Nicola, tu corri con Nicola. L'anno scorso, quest'anno No, non lui ha c'è più. smesso. No, No, c'è più. basta. No?
Urca, scusa, smesso. figura di merda, urca, Niente, niente. Non lo sapevo, ero rimasto fermo a 3 mesi fa, bene. Beh, nessun problema. C'è ancora Roland, chiedo scusa. Sì, sì. Grande Pier! Lui è sempre presente, sempre presente. No, e il tour è male, il momento centrale di Roland. Lì, beh, certo. Lì la sua stagione comincia e finisce. Senti Luca, io ho trovato una bellissima frase sul tuo profilo Instagram. Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi? È una domanda, ma è una domanda che riguarda la Roubaix o in generale? Beh, è una domanda che può essere utilizzata sia per la Roubaix che per tante altre certo. cose. Senso, senza rischi non si va da nessuna parte, che può essere una corsa di bici come qualsiasi altra cosa. Nel senso, mi piaceva e uh-huh. Per la Roubaix però è perfetta, direi, è perfetta. Sì, per la Roubaix, per tante volate, però diciamo che lì ci va proprio a puntino. Ma è invece una gara che ti piacerebbe vincere, Luca, qual è? Allora, diciamo che parlando anche con le persone che mi stanno intorno, che magari mi conoscono da qualche anno, la grande corsa che al momento è più adatta, diciamo che è la Gand, perché si gioca tante volte col vento, e che di solito, insomma, mi amico, mettiamola così, e poi le salite non sono così lunghe come quelle del Fiandre, perché il Fiandre, un Quaremont, si parla già di una salita di 5-6 minuti, e al momento non sono ancora in grado di tenere i grandi, mettiamola così. E invece una Gand dove le salite sono molto più brevi, cioè appunto l'incognita vento, dovrebbe essere quella più adatta. Se al momento è quella dove sono arrivato più lontano, perché alla Roubaix sono arrivato, insomma, nel secondo gruppo, mettiamola così, al Fiandre uguale, alla Gand dove, insomma, siamo tutti d'accordo che è una corsa buona, al momento è il miglior risultato un 70esimo, quindi anche lì bisogna vedere. Ti chiedono com'è correre in una squadra francese? Allora, è una cosa diversa e particolare, perché comunque penso come noi italiani, anche i francesi hanno una loro mentalità. E di primo impatto è stato difficile, perché io sono arrivato là, un po' per scaramanzia ho deciso che io finché non firmavo il contratto, lezioni di francese non ne prendevo, perché ho detto magari magari imparo qualche parola di francese, però rimango al vento, e insomma non sarebbe stato bellissimo. E quindi sono arrivato i primi 2-3 ritiri che non parlavo una parola, e comunque mi sono impegnato, ho provato a parlare, insomma, un pochino oggi, un pochino domani, e già dopo i primi 2 ritiri qualcosina c'ero, e adesso invece mi salvo, e anche per dire, l'ha detto stampa, capita qualche volta che mi faccia fare alcune interviste in francese anche davanti a qualche platea, e quindi si vede che non sono troppo male, mettiamolo così. Giusto, dai. Ma il tuo obiettivo qual è? Quello di rimanere in quella squadra? Il contratto tuo quando scade, innanzitutto? Io sono in scadenza quest'anno, quindi insomma... Siamo in sessione di ciclo mercato quest'estate, e adesso vediamo, penso che la squadra dove sono, almeno al momento io sono veramente contento, perché mi ha dato la possibilità di crescere e di fare anche le grandi corse con un po' di responsabilità e avendo la possibilità di fare risultati, cose che fossi stato da tante altre parti magari sarei stato limitato da corridori più forti e più pronti di me, e quindi io sono... Insomma, era quello che cercavo e sono stato molto contento. Penso che la squadra, dal canto suo, sia rimasta soddisfatta delle mie presentazioni, e quindi penso che ci sarà una proposta e parleremo. Poi si vedrà cosa... Insomma. Chi è il tuo agente? Io ho Manuel Quinziato. Ok, sei con Manuel. Beh. Sì. No, sono molto internazionale, no, è bravo, Manuel, poi è molto internazionale, quindi... Sì, poi mi sta anche abbastanza dietro, perché poi facciamo magari anche 2-3 settimane che non ci sentiamo, e poi ho
due o tre problemi uno dietro l'altro e passiamo due o tre giorni dove lo chiamo tre volte al giorno. Beh, ma è giusto. Però insomma sono contento. Poi uno di quelli che ha anche pedalato in squadre di elite, quindi capisce molto bene i problemi. Sì, sì, no, quello sicuramente. Una persona molto intelligente e anche rispettata. Luca, senti, se tu potessi cambiare qualcosa, allora, la tua carriera è giovanissima, no? Perché hai 24 anni, quindi comunque è poco, no? Che respiri il ciclismo di un certo livello. Reputi che hai fatto degli errori in età ancora magari adolescenziale o comunque grande maca. Se tu potessi cambiare qualcosa, magari, non lo so, ora è chiaro, sei a scadenza di contratto, ma se tu avevi un'offerta da una World Tour e magari hai scelto una professional per avere più, non so, spazio, non lo so, sto ipotizzando. No, allora diciamo che... Faccio il mullà della situazione, metti la domanda di Mauro Baldini. Appena questa qua comunque mozzato in professional italiano sarebbe stato... dopo li si chiede, sì. Vabbè, intanto rispondi a questa, poi dopo te la chiedi. Allora, diciamo che dal mio punto di vista, almeno la squadra che ho scelto è stata veramente l'ideale per me, almeno in questo momento, perché io fossi andato magari su una squadra più grossa e avrei fatto fatica a trovare i miei spazi e anche il calendario sarebbe stato di un livello più alto rispetto a quello che faccio io e fino a questo momento non sarei stato pronto, quindi... avrei preso una bastonata adesso, una bastonata dopo, una fine dell'anno, anche dal punto di vista mentale. Io preferisco magari essere su una squadra un po' più piccola, però avere la possibilità di fare i miei 3, 4, 5 piazzamenti, e anche dal punto di vista mentale, per lavorare a casa. Insomma, ritengo che nel mio caso sia stato meglio così. E un errore che posso aver fatto... è stato negli anni da Under 23, dove magari si poteva dare qualcosa di più, magari a livello di alimentazione, a livello di allenamento, che sì, sono stato concentrato, ho lavorato bene, però qualcosina in più si poteva fare. Però oltre a quello, penso di non potermi recriminare grandi cose. Ah, vabbè, sei stato onestissimo. Comunque, mozzato, una professional italiana sarebbe stato delegato a Uomo Fuga e basta. Ti auguro di restare in B&B e di andare in una squadra World Tour coi gradi da capitano. Vabbè, io non so perché Uomo Fuga e basta. Nel senso, Luca sta dimostrando che ha delle doti, delle qualità. Io non però penso. No, ma il discorso è una squadra italiana. Poi è diverso calendario, cioè... Lui correndo in una seconda serie, io sono andato all'estero, tre quinti dei monumenti, si fa il Tour de France, 90% si fa, la sua squadra farà il Tour de France, però a inizio stagione ha il 90% di possibilità di fare il Tour de France. Insomma, è un calendario molto più intenso rispetto a quello italiano. Urca, qua c'è uno che ha vinto una Roubaix, cioè e non solo. Ciao Andrea. Ciao ragazzi, ciao. Ciao Andrea, ciao. No, dicevamo, stando lì in Francia ha un calendario molto più completo, molto più utile anche dal punto di vista della visibilità rispetto a un calendario italiano. Diciamo che almeno quando è stato il momento di fare la scelta della squadra, io e anche Manuel eravamo entrambi d'accordo che soprattutto la scelta del calendario era fondamentale per un corridore come me. E quindi andando su una squadra francese e facendo tutte quelle corse che appunto non sono davvero cisti puri, però non sono neanche durissime, si rispecchiava bene con le mie esigenze e le mie caratteristiche. Invece fossi andato su una squadra italiana sarebbe stato molto difficile e diverso, perché di corse adatte magari erano... però il livello della corsa era veramente altissimo, come magari si può intendere una Tirreno-Adriatico, dove insomma vado a confrontarmi con i migliori e se facessi un risultato lì sarebbe veramente una cosa straordinaria. E qui in Italia appunto non ci sono tante corse di seconda fascia, se così le vogliamo chiamare, che si rispecchiano bene, perché io nel nostro calendario di corse veramente adatte posso vedere il Beghelli, la Bernocchi e poi fermarmi lì, e quindi mettere queste due corse rispetto alle 15-20 corse in un anno che faccio
insomma, nel momento della scelta è andato a pesare veramente tanto. Andrea, buonasera. Luca Mozzato corre la Rube domenica, qualche consiglio? Si salvi chi può, come si sentiva. Sì. No, consiglio, innanzitutto aver deciso di far bene è un qualcosa di veramente importante e straordinario. La Rubé è una corsa un po' particolare, diversa da tutte le altre, il suo fascino e anche le sue difficoltà, che non sono poche. È bello sapere che un italiano va in questo inferno del nord consapevole che diciamo la corsa di domenica sarà una corsa particolare, nello stesso momento affinante, e mi auguro che per lui sia una grandissima esperienza, che magari può essere valida anche per un futuro, ecco, per il futuro suo, perché anch'io la prima volta che ho fatto la Rubé l'ho finita 47esimo, tutto troncato, come si suol dire, perché non sapevo come affrontare i pezzi di pavé, molto contratto, molto duro, e quindi il giorno dopo sono stato malissimo, però poi dopo per me mi si sono aperte le porte in una maniera incredibile e ho avuto tantissime soddisfazioni, 13 Rubé, un primo, un secondo, un terzo, un quinto, un nono, cioè sono sempre stato tra i grandi protagonisti. E quindi io quello che posso augurare a lui di poter vivere questa grandissima esperienza, consapevole che non ha niente da perdere, e noi italiani ahimè siamo in minoranza, però non dobbiamo essere sottovalutati, e quindi quello che mi raccomando è cercare di rimanere più davanti possibile, perché ogni settore potrebbe essere un settore veramente difficile. Capito Luca? Speriamo. Il problema è che il fatto del voler stare davanti, siamo in 200 che hanno la stessa idea. Speriamo di essere quelli più efficaci. Ma, il volere, attenzione, alcune volte è il potere, quindi perché no? Provare ad attaccare. Io ero un attaccante nato, io cercavo sempre di anticipare, perché almeno quando mi riprendevano, se non avevo speso veramente tantissimo, potevo essere sempre della partita, e quindi già uno stimolo, un qualcosa in più, quindi devi provare, poi alla fine vedrai che i risultati arrivano. Allora speriamo di far tesoro e vediamo di trovare il momento giusto per andare davanti. Bene, è importante. La, noi Luca, ti, noi Luca ti, ti salutiamo, perché insomma presto entrerai in clima Rubé, quindi noi ti facciamo in bocca al lupo. Ora non diciamo grosse, perché ultimamente ci sei preso parecchio con i pronostici, quindi noi goditela, ti auguriamo, diciamo, goditela. E si sta, vabbè, una top 10, dai, ti auguriamo una top 10, se farà una top 10, insomma, ci sentiremo poi successivamente alla gara. No, non fa sta faccia, che mi crede. No, crede anche il cane, sta abbaiando. Ascolta Luca, statisticamente chi va in fuga alla Rubé, qualcuno della fuga davanti ci arriva. Qualcuno, quindi, te lo dice proprio in pisano, qualcuno. Sì. Quindi te punta la fuga e poi diciamo il Fiandre l'ho presa, vediamo di prenderla anche la Rubé, vediamo come va. Perché no. Eccoci, quindi attenzione. Dai, grande attenzione. In bocca al lupo. Grazie mille, allora alla prossima, a presto, grazie mille, ciao Luca. Bocca al lupo, ciao Andrea, come stai? Si è a cena fuori, si vede. No, allora scusatemi, ma stasera ho avuto un grande contrattempo, però stiamo recuperando, dai. Sono qui, e tra l'altro fuori in un posto, come sentite, passano anche un po' di macchine,
però dovevo fare questa cosa perché era una riunione che non pensavo di farla stasera, invece abbiamo anticipato. Mi scuso per il mio ritardo, però dai, cerchiamo di recuperare. Di cosa avete parlato? Ditemi. Vai Lore, parte te. Indovina di cosa abbiamo parlato. Senti, domenica c'è la Roubaix, una corsa che conosci un pochettino, l'hai fatta qualche volta. Che corsa sarà? Che corsa prevedi? E una domanda secca subito. Che cosa può fare Filippo Ganna? Considerato che la Ineos ha uno squadrone e ha almeno uno, se non due capitani al via, come Van Barle e un altro giovane, e io ci metterei anche un Turner che finora ha fatto veramente bene nel nord. Ma, diciamo che Filippo è molto concentrato, so che nelle settimane scorse, anche prima del Fiandre, è stato a visionare il percorso, quindi quando una persona fa certe cose è segno che si sente qualche cosa veramente dentro. Poi ha dalla sua un'ottima squadra, chissà, potrebbe essere veramente anche un qualche cosa di importante e magari un risultato veramente grandioso se riuscisse a portare a termine il suo sogno, ecco, perché ho sentito, ho visto qualche intervista, per lui è un sogno e perché no, cerchiamo di sognare, perché fino ad oggi, ahimè, i colori italiani non è che non sono andati, sono stati al centro della scena. Dispiace, ma dobbiamo essere consapevoli di quello che è questo Covid e questa problematica appunto di influenza, mal di gola, bronchite. Quest'anno è stato veramente un disastro per tutti. E poi c'è stata la penalizzazione, diciamo, della situazione di Sonny, no? Di Sonny Colbrelli, che ha vinto l'anno scorso, che effettivamente è una grande mancanza per il nostro ciclismo. È una grossissima mancanza, anche perché ha dimostrato Sonny nel scorso anno di essere veramente un corridore arrivato a livelli veramente altissimi e a meritarsi tutti quei successi che lui stesso ha portato nel suo palmarès. Non per niente ha vinto anche Roubaix. Dopo 22 anni è riuscito a vincere, appunto, a riportare questa pietra in Italia e ora purtroppo sta diciamo lottando in questo suo grave problematica, però sono convinto che con la forza di volontà può riuscire pian pianino a uscirne fuori, però ci vuole il suo tempo, non dobbiamo affrettare i tempi, perché affrettando i tempi sono convinto che non si riesce ad arrivare a quelle cose, già, diciamo, a un qualcosa di veramente bello. Dobbiamo aspettare, essere fiduciosi che questa, tra virgolette, malattia possa fare il suo corso. Dispiace moltissimo, dispiace per lui, perché è molto motivato, veniva appunto da questa grandissima stagione con grandissimi risultati e poteva essere una figura molto importante ancora per questa Parigi-Roubaix e non solo. La scintilla con la Roubaix è come scoccata per te? Ma la mia scintilla è scoppiata quando Francesco Moser entrava nel velodromo e vinceva la Parigi-Roubaix. Francesco Moser è stato il mio idolo, quello che ho sempre seguito quando ero piccolo, e per me andare a seguire le gesta di un corridore come Francesco su quella corsa lì sarebbe stato veramente il massimo. Direi veramente un sogno da realizzare. Magari era quasi imprevedibile, però insomma, piano pianino ho capito che la mia attitudine per questo tipo di gara era veramente tantissima e ci ho provato fortemente, l'ho voluta fortemente,
e devo dire che dal 96 in poi non ho fatto altro che inseguirla fino a portare a casa questa meravigliosa pietra. Tu hai detto che non sei a casa, Andrea? No, l'ho portata a casa. No, perché volevo vedere la pietra, tutto qui. La pietra l'ho a casa, comunque ci possiamo dare un appuntamento dopo la Roubaix, magari valuteremo anche quello che i nostri colori azzurri hanno fatto, magari se vi va poter discutere un pochino e parlare di questo senza ombra di dubbio. Certo, assolutamente. Senti, ma la bici ce l'hai ancora, scusa? La bici ce l'ha Ernesto Colnago nel suo museo, perché appena sono arrivata è venuta, se l'è presa e se l'è portata via, giustamente. Con il numero 17 attaccato sempre, e nel suo museo personale, tra l'altro colgo l'occasione anche per salutarlo, perché è veramente una persona che ha fatto tantissimo per il mondo del ciclismo, per la bici, e devo dire che anche se ho vinto questa Roubaix, un grande merito lo devo a lui e a Squinzi, che sono stati quelli che hanno creduto fortemente nelle mie capacità. Ecco. Ti fanno una domanda, guarda, questa qui la metto perché è bella. Andrea, ieri ha vinto Sheffield con un grande Turner, quindi quelli della Ineos, i giovani della Ineos. Oggi Miolevic, che ha vinto il Giro di Sicilia, se non sbaglio. Ma perché i giovani italiani... Perché i giovani italiani invece hanno bisogno di molto tempo per maturare? Cosa c'è? Effettivamente si vede un po' sta roba. Ma diciamo che per quanto riguarda i giovani, io parto sempre da un presupposto. In Italia si vuole sempre accelerare i tempi. Accelerare i tempi è tanto semplice. Quando non me ne voglio, attenzione, la categoria, però io dico quello che penso. Secondo me la categoria juniores è una categoria troppo avanti per essere professionisti, e quindi dobbiamo, secondo me, fare un punto di flessione veramente importante e cercare di riportare un po' quei valori che c'erano una volta un po' più indietro. Ma si va avanti, sono d'accordissimo, però sembra che stiamo andando avanti, ma veramente forse fin troppo, perché lo sviluppo di un ragazzo, la crescita di un ragazzo va fatta con gradualità. Non si può accelerare quando non ci sono anche fisicamente le capacità. Se andiamo a bruciarle tutte, magari rischiamo veramente di fare un pastrocchio, come si dice in gergo. Io sono convinto che l'Italia ha tantissimi talenti da poter ancora schierare e da poter far crescere, però con gradualità, con serenità. Perché io mi ricordo quando ero juniore, se io andavo divertendomi, andavo la domenica a fare una, tra virgolette, una passeggiata, una bagnata, per poter passare una domenica di altre. Ora purtroppo siamo troppo avanti. Questo è il mio punto di vista. Magari è sbagliato, però non so. Qual è stata la tua Roubaix più difficile? Chiede Kat Mapei. Per me le mie Roubaix sono state tutte facili, tutte bellissime. Un'esperienza sempre unica dalla prima all'ultima. È normale che quando parti per una Roubaix cerchi sempre di vincere, perché a Roubaix non conta il primo, non conta il secondo, non conta conta vincere. E Andrea quindi, l'hai fatta, no? con la pioggia, la Roubaix. L'ho fatta con la pioggia, anche con la neve, quindi con la pioggia è ancora più difficile. Con l'asciutto un po' meno difficile, perché riesci a visualizzare il pavé, anche se dire che se certe velocità quando ci sei è già troppo tardi, che non lo puoi scansare, tutto qua.
Ti chiedono anche, non so se già hai risposto prima, che mi ero perso un secondo. Qua, ti chiedono perché secondo te, Andrea, Era la mia domanda questa. ma no, l'ha già risposto, perché No, ha secondo lui mozzato l'abbiamo prepara. fatta sta domanda. Non Sì, sulla però Andrea, preparazione. la stanno facendo, gli chiedono perché secondo te Andrea Ganna ha preparato una Roubaix nel velodromo, in un velodromo, e non sul campo, per capirsi. E Ma può essere una questo, scelta questo errata? bisognerebbe domandarlo a lui, anche se è un po' difficile per spiegare. Cioè, lui ha deciso di fare la preparazione sulla pista perché magari non si sente sicuro nella pista. Ciao. I favoriti dopo Andrea si guarda favoriti della Roubaix. Secondo te Andrea chi è il favorito numero uno di questa Roubaix? Secondo me quest'anno la Roubaix è aperta a moltissimi e quindi per me stasera dire un favorito unico è difficile. Ti Vabbè, posso dici dire il Van podio der in ordine Poel che dal va primo al terzo, fortissimo, dai. Van der Poel va fortissimo, Pedersen va fortissimo, Asgreen va fortissimo, Van Barley va forte. Naturalmente io da italiano dico Ganna va forte, Ma e poi Van che Aert questo. cosa può fare dal ritorno dal E Van Covid che ha Aert, un allora Van po'. Aert ragazzi, bisogna anche su questa cosa qui, forse qualcuno non se ne è ancora reso conto che chi ha contratto il Covid in quest'ultimo periodo è quelli che stanno soffrendo più di tutti, perché con il Covid non si scherza, il Covid lascia degli strascichi molto molto importanti, molto difficili. Il Covid non ti fa recuperare, ti senti sempre stanco. Quindi Van Aert potrebbe andare fortissimo, chissà, come potrebbe anche magari potersi ritirare, perché dobbiamo vedere quello che il Covid gli ha lasciato. Quindi Grosso dubbio amletico. sì, dobbiamo vedere, ecco. Per esempio, anche Sagan sta bene, sta bene, sta bene. E negli ultimi giorni si è dovuto ritirare perché si sente stanco, perché diciamo non ha ancora recuperato quelle difficoltà che il Covid gli ha lasciato. Quindi, perché ci sono tanti ammalati, tanti che sono fermi per problemi di salute? Questo è un punto veramente grossissimo, un punto di domanda grandissimo che tutti ci dobbiamo fare. Ci sono anche da dire tantissime altre cose, gli allenamenti estenuanti che questi corridori oggi fanno, perché con tutte queste metodologie che ci sono attuali non ti lasciano tregua al recupero e quindi è veramente un qualcosa di difficile da poter gestire. Ti chiedono 12 anni maglietta Mapei, mi faccio portare da mio papà in piazza Bra a Verona, la mia città, per vedere Tafi, ma Freire rovina la mia giornata. Io ti allego a questa dichiarazione un'altra domanda che ti faceva, ora vediamo se la ritrovo. Verona mi è rimasta Ti chiedono qual è il tuo rimpianto, un mondiale, qual è il tuo rimpianto da carriera, un certo, un mondiale, mondiale ti chiedono. sicuramente, il mondiale è quello di Lugano in primis, però devo dire che anche per quanto riguarda il campionato del mondo di Verona ho avuto un po' di sfortuna, sono caduto, tutto mi è svanito, ecco, però fa parte del gioco e dobbiamo prendere questo. Quello che più mi è rimasto, più diciamo indigesto, è il campionato del mondo di Lugano, che sono andato sesto e Quello che ha niente, vinto Musseo, no? avrei potuto secondo me Sì. fare molto di più. Ma ora, Vabbè. perché l'abbiamo chiesto anche a Michele, no? Andiamo un po' a scavare nei così. Ma gli avete chiesto questo Bartoli? Gli Ma avete sai, chiesto questo Michele, Bartoli? Michele Ma siete stronzi? si è chiesto No, questo. scusate un Sono attimo. strategie abbiamo provato a mettere insieme, che però poi dopo alla fine non sono risultate giuste per tutti e due.
dispiace, perché prendere poi un terzo posto, un sesto posto mi sentite? Sì, sì, sì. Non sì, conta assolutamente purtroppo niente. Sì. Ecco, tutto qua. No, allora, il discorso di Lugano è... Scusa un attimo, Fede, cioè io non c'ero quando avete parlato di sto mondiale. Io ero lì con mio papà e mio fratello, ero sulla Crespera. Eravamo sulla Crespera a vedere quel mondiale. Era anche una cosa che ci faceva girare le palle, perché era pagamento, perché il ciclismo è sempre stato una cosa gratis e vi chiedono anche di pagare il biglietto per andare a vedere il mondiale. Vabbè, questo è un altro discorso. Ti dico solo una cosa, la pacatezza di mio padre è sempre mio padre è sempre stato pacato, però quei giorni lì, gli insulti che ha tirato a Fabrizio Guidi, guarda, io me li ricordo ancora. Cioè, noi veniamo da una famiglia, noi siamo tutti tifosi di Bugno, noi siamo tifosi di Bugno, grandi tifosi di Bugno, però quel giorno lì, che c'era comunque, era proprio un mondiale disegnato per un italiano, ma quando abbiamo visto Musseu primo, secondo Giannetti, ci siamo incazzati come delle bestie, e ti dico, tutto quello che è stato detto a Fabrizio Guidi quel giorno lì credo che si senta ancora frullare nelle orecchie. Tra l'altro è la fuga di giornata che è andata all'arrivo, in pratica, no? Quello che giusto, ci disse giusto, Michele. Giusto, giusto. Abbiamo dato, forse non abbiamo dato quella quell'importanza, l'abbiamo lasciata un po' sul chi va là, ma sì, ma tanto poi le riprendiamo. E invece alla fine non l'abbiamo più ripresa. Noi abbiamo fatto una domanda a Michele simpatica, no? Ora, a parte tra certo, magari giochi di squadra, ma lasciamo perdere sta roba qua, no? Tanti anni fa lasciamo perdere. Ma guarda, no, ti dico no. Perché in un mondiale non c'è gioco di squadra. Il mondiale... Vabbè. No! Per quanto no, riguarda, no. Veramente. Per quanto mi riguarda, io ti dico, io non sto a guardare, cioè, perché Musseu non è che io ho tirato il freno perché era davanti Musseu, no. Ma io parlo del 2001, non del 96. Io parlo del 2001, non del 96. Ah, vabbè, nel 96 è un'incazzatura unica, cioè lì tu, Michele e Bugno, cioè, secondo me eravate in una forma stratosferica. Cioè, no, ma infatti la mia domanda ci arrivo, è quella, non era giochi di squadra, no, era un'altra la mia domanda, era: è meglio avere tanti galli nel pollaio e poi il mondiale lo perdi, o avere una mezza punta come magari ultimamente abbiamo e poi magari c'è andata anche di fare 15esimo, si vinceva con Trentino recentemente un mondiale, poi è andata male, però... Perché negli anni tuoi, Andrea, c'era la scelta su chi faceva il capitano. E però quando siete in tanti, alla fine poi non si crea quell'amalgama giusta. E quindi è un po' quello che questo sta succedendo al Belgio. Ci può anche stare in seno a una nazionale, ci può anche stare. Però io penso che Alfredo, noi avevamo Alfredo Martini, possiamo mettere d'accordo un po' tutti, però... Purtroppo, diciamo, in questo mondiale qui non c'è stata quella compattezza che magari ci doveva essere. Ecco, siamo dispiaciuti, si poteva raccogliere molto di più. Poi, se avessi vinto io, avessi vinto Michele, non sarebbe cambiato assolutamente niente. L'importante è aver portato questa maglia iridata in Italia, che ahimè, purtroppo, ridico, ahimè, non è arrivata. Tutto qua. Questo è un grosso rimpianto che come sia io che anche Michele ci possiamo portare dietro. Però per il resto non devo rimpiangere assolutamente niente, perché sono veramente orgoglioso di quello che ho fatto sia nei miei mondiali svolti che anche nella mia carriera ciclistica. Chiedete a Gilberto Simoni se non ci sono i giochi di squadra al mondiale. quello effettivamente, quello è un altro par di abbastanza evidente. quello è un altro mondiale, quello è... siamo nel terzo millennio, è quello che ho detto prima, sì. Siamo in un altro millennio, dai, lascia stare. Andrea, cosa ne pensi di Bettiol, che se non sbaglio è tuo genero? La domanda di riserva. Che ne pensi di Alberto non lo conosco da ora, ma lo conosco già da juniores, dilettante. È un ragazzo che sta maturando molto molto bene. Ha avuto, ahimè, dopo la vittoria del scorso anno
al Giro d'Italia, delle problematiche veramente serie, è riuscito a superarle, era ripartito con il piede giusto, a Bessèges arrivando secondo in classifica generale, sempre è venuto questo maledetto Covid, è quello che diceva anche un po' prima, e quindi l'ha un po' debilitato e tuttora ne paga le conseguenze, anche se sembra che cominci su un po' la cresta. Io sono convinto che un ragazzo che può fare ancora molto, ha solo 27 anni, e quindi sono convinto che ne sentiremo parlare ancora in futuro. No, a no, chi è oggi? È vicino alla mia cosa? Famiglia. Non solo, non no, perché è vicino alla mia famiglia. No, ci mancherebbe altro. Ma e chi è oggi un Andrea Tafi in gruppo? Chi ti somiglia oggi? Non è facile, non è facile individuare, anche perché diciamo che le caratteristiche mie sono un po' svanite, perché il ciclismo è cambiato, chilometraggi molto più ridotti, velocità sempre più alte, spettacolo dal primo all'ultimo chilometro, e quindi non saprei dire chi potrebbe assomigliarmi. Beh, uno che può vincere un Fiandre e una Roubaix, fondamentalmente. Ma anche un Lombardia, potrebbe essere un Pogacar. Posso dire Pogacar, perché è uno che non mai, sì, e che è sempre presente in tutte le gare che vale. Cioè, lui non parte per fare numero, ma parte perché crede in quello. Quindi è importante. Paragonarti a Pogacar, cioè, insomma, l'hai toccata piano, Andrea, direi. Cioè, quindi l'altro rammarico molto, di Tafi è il Tour de France, per quanto riguarda i giri a tappe, è fantastico, è un ragazzo che ha un grandissimo talento, e sono convinto che sentiremo ancora per molto tempo parlare di questo ragazzo. Ti chiedono un rimpianto, Andrea, almeno qualcosa mi rimane, come si dice, vabbè. Ti chiedono un rimpianto della carriera e ti chiedono: ha mai vinto una tappa in uno dei grandi giri? Questo è un rimpianto della mia carriera. Non ho mai vinto una tappa di uno dei grandi giri. Fatto secondo al Tour de France a una tappa, però non ho mai vinto. Questo è un però grande, ne ha vinte tre a Lankawi. Però ne ha vinte tre a Lankawi. Vabbè, un grande giro per me, i grandi giri sono Giro, Vuelta e Tour. Sì, ovvio. No, vabbè, chiaramente. Se tu dovessi correre oggi la Roubaix, visto il ciclismo che è cambiato, hai detto, che tattica useresti? Partiresti in fuga, come ho detto prima a Luca Mozzato, no? Che ultimamente qualcuno dalla fuga arriva sempre, perché poi le dinamiche di corsa sono strane. Cosa faresti oggi rispetto a ma la mia indole è sempre la stessa. Io sono sempre stato un attaccante, uno che ho sempre cercato di portare l'avversario sempre allo sfinimento. Quindi per me attaccare da lontano sarebbe il massimo, anche se per quanto riguarda la Roubaix non è semplice. Io ho avuto la fortuna di avere accanto a me un grande corridore come Paolo Fornaciari, che mi ha aiutato in qualsiasi momento nei primi 100 chilometri della gara, portandomi sempre davanti, cercando di farmi veramente riposare il più possibile. Dopodiché, quando si entra nei pezzi, diciamo, dei tratti di pavé, e allora lì bisogna veramente, oltre ad avere le gare, essere fortunati. All'epoca si poteva forare, ora tra l'altro si fora e non si fora, perché le tecnologie sono ancora più avanti di quello che io pensavo, e quindi magari un pizzico di fortuna non guasta mai. Beh, quella non fa schifo, ecco, diciamo. Anzi, no, ma chiaramente ora, anche bere l'acqua così a Garganosso va benissimo, no?
Sì, ma qui siamo un po', ognuno fa un po' salire. Così, perché noi noi siamo così, pane e vino al vino, così schietti come siamo. È giusto, è la giusto. Cosa più è uno sport di strada il ciclismo, quindi bravo, mettersi con gli atteggiamenti inglesi. Già gli inglesi hanno cambiato tanto questo sport negli ultimi 12 anni, dai, con le pensate, noi si devi entrare nei motorhome, igienizzare. Ora siamo in inglese, ora tra poco ci mettono anche il cinema a posto, dai. Vabbè, allora ti dicono giustamente, ti ricordano che Andrea, ricordi che ha vinto una tappa al giro e che comunque è un grande giro. No, ne ho vinte tre ne ho vinte, allora è rimasto indietro, l'amico che è rimasto Ludovico, tre. Ludovico e quest'anno posso tranquillamente dirlo già stasera, sarò ancora nuovamente al giro e magari chissà qualche altra tappa ci provo a vincerla. Parte di scherzi, veramente ripartirò anche quest'anno con il Giro E, è una bella iniziativa che RCS fa e sta portando avanti una, direi, una campagna di green, come si suol dire, è un qualcosa di bello per far avvicinare tutte le persone che magari la bicicletta non l'avrebbero mai presa. Ecco, invece con la bicicletta, il motore, suol dire, qualcuno si avvicina e questa è una cosa. Sei bloccato. Abbiamo utilizzato. Sì, sì, ora sì, adesso sì. Bene. Un attimo. Io ora vi saluto. Vai, Andrea. Andrea, grazie mille. È stato veramente un piacere. E come vi ho detto, vi devo far vedere la pietra. Ve la faccio vedere perché ve l'ho promesso. Ogni promessa è un debito. Quindi, la prossima settimana dopo la Pasqua. Ci sentiremo quando volete voi e magari vi farò vedere la pietra, analizzeremo la Parigi-Roubaix 2022 e ci scambiamo anche un saluto tutti insieme, va bene? Molto volentieri. Perfetto. Grazie. Ciao Andrea, auguri. È stato buona veramente un piacere. Auguri. Ciao Andrea. Naturalmente, ciao. Buona Roubaix e buona Pasqua. Grazie altrettanto. Ciao. Allora ragazzi, siamo arrivati alla tier list della Roubaix. Chi è che l'ha fatta? L'ho fatta io mentre si era commozzato e tardi. Multitasking. Però me l'ha mandata qua, devo ringraziare anche l'utente che me l'ha mandata adesso. Giustamente. Sì, però me l'ha mandata anche Matteo Gargioni da Telegram. L'ho fatta al volo, se c'è qualche errore chiedo perdono, tranquillo Matteo, anche io sono riuscito a farla al volo, comunque grazie mille che c'è questi utenti, grazie. Detto questo, allora apriamo la tier list, ora c'è da mettere le stelline più o meno. Ci avevano detto che c'era Pidcock nella puntata di Bike Channel, probabilmente lunedì quando abbiamo registrato Pidcock era listato. Io volevo chiedere a Tafi, l'ultima cosa che porca puttana è andato via, quell'idea pazza di fare la Roubaix a 45 anni, ve la ricordate qualche anno fa? Poi si ruppe. Ma tanto torna, glielo richiediamo. Torna a farci vedere la pietra. Ok, allora. Poi ha parlato di fornaciari, mi è venuta voglia di gelato. C'ha la gelateria, no? Fornaciari. Ma anche pluripremiato lì a casa di Magrini, vicino a Montecatini, è anche pluripremiato. Se andate nella gelateria di Fornaciari, vedete una gigantografia, una foto gigantesca di una tappa del Tour de France. Vedo. C'erano tipo 15 corridori italiani in fuga quel giorno. Vabbè, questa sembra la lista dei cavalli, mi piace. Allora, questa è la 3, 4 e 5. Vedo già delle caricature, come diceva qualcuno, agghiaccianti. Cos'è? Allora, stai mettendo le stelle. Oh. Sì, stavo mettendo le stelline. Allora, partiamo subito. Ragazzi, il momento più atteso della settimana, la tier list della Parigi Roubaix. Jackie Durand. Qua in chat vediamo. Allora, manca qualche corridore che non ha la caricatura, poi magari quelli o le mettiamo in foto, ma io non credo che comunque faranno ora Sheffield, con tutto rispetto,
forte, però io non lo vedo protagonista alla Roubaix, credo che faccia Gregariato. Se Sheffield vince la Roubaix, non mi vedete più in diretta per un anno. L'unico, guarda, l'unico che manca è Langeveld, che comunque ha fatto... Langeveld. Ecco, anche Landa, se vince la Roubaix, a parte il fatto che ho visto la le squadre, ci sono certe squadre che veramente sono arrivate così al gancio. Cos'è sta roba? No, aspetta. Quei colori, che ha fatto? Che cambio colori perché la pubblicità. E non si vedono le stelline, così si vedono, ragazzi. Faccio tutto, ragazzi, faccio tutto, vi preoccupate. L'ero scordato. Alle 22:20 ho segnato, Marcello Piazzano, se vince Sheffield non mi faccio più vedere per un anno. Davide, va bene così? Ma, posto. Ma scusate, ma come oggi, mentre facciamo un po' di editing e di colore di fede, ma anche oggi, ha vinto un Mikolievic, io conosco bene suo padre, tutto, aveva corso anche con Shinton negli ultimi anni della sua carriera, forse l'ultimo, ma ha ragione Tafi, ma un ragazzo di 19 anni, tu lo fai correre così sbarbato con... ormai tutti i ragazzi di 19 anni corrono con i professionisti, mi sembra una follia. Questi arrivano a 25 anni che hanno smesso di correre. Il Berta arriva, ragazzi, il Berta arriva. Aggiungi la stellina a zero, vai, è giusto, vai. Aggiungo la stellina che l'altra volta ha portato bene, quindi dai. Tra l'altro chiedevano, ma il Mulla non c'è perché non vuole parlare della Roubaix? È troppo difficile fare i pronostici. No, è tedesco. No, Mulla c'ha la donna in Germania. E niente, ecco qui, questa è la cosa zero. Text label, vabbè, lasciamo tutto così. Tutto live. No, stavo cercando un emoji per gli zero, ragazzi, un emoji agli zero, cosa gli mettiamo? Le corna. Le corna, metti la scimmia, cosa si mette? No, metti le corna, visto che porta anche bene. Metti le corna. Vabbè, metto le corna. Aspetta, cerco l'emoji delle corna. Gialla o bianca? Ci sono. Gialla. Tutto giallo. Emoji gialla, ok. Allora. Mettiamo l'emoji gialla. Vai, eccole qui le corna. Vedo un po' piccolino, ecco. Sinceramente. Però, vabbè, meglio. Sono le prime corna. È la foto di Søren Kregander. allora, partiamo un po', magari in ordine perfetto, perché sennò è troppo facile. Perché Van der Poel, sennò sarebbe il terzo, e non va bene. Partiamo così. Facciamo... Vabbè, Oliver Nasen. Dove lo mettiamo? Corna. Ragazzi, Oliver Nasen. Corna. Dove si mette Oliver Nasen? È un po' in scatenatevi. Chat. Scatenatevi su Oliver Nasen. Secondo me... C'è poco da scatenare. Zero. C'è poco da scatenare. Ma non possiamo usare la mia frase, andiamo avanti. Ma Piazzano lo ha domato il Montepitoro. Pensate che sabato lo faccio. Sabato lo faccio. Allora, eccolo qua, abbiamo 1-0-1-2-0-0-0-0, su Nasen penso sta dominando lo 0. Iniziamo bene, c'è qualche 1. 0-0, vedo tanti 0 ragazzi. Ma quindi... scusa, ma tu inizi la tier list con Nasen, sei... bisogna partire piano, allora aspetta. Sì, ma è come iniziare una festa bevendo l'acqua minerale. È giusto, allora chiamiamo Orbetta in diretta per dirgli no, lo allora intanto io vado a vedere i risultati di tutti i corridori che diciamo nelle precedenti edizioni. Allora, bravissimo Nasen, miglior risultato, 12° posto 4 anni fa, poca roba, e quest'anno ha fatto veramente poco. Quindi sì, io non darei neanche una quest'anno, stella. Quest'anno? Sì, sarà 3 anni che non fa niente. Sono qualche anno che Nasen non... Vabbè, allora, lo metti nelle corna. Corna. Nasen lo mettiamo nelle corna. Che poi, Fede, sono anche comode le corna, perché se tu chiedi 5 stelle, c'hai 5 dita, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ci metti le corna, è bellissimo. Nasen, vabbè. Arrivederci, eccolo qua. Okay. Poi, hai ragione Marcello, io sono d'accordo che le corna vanno bene. Stiamo chiamando Nasen, manco lui ha il coraggio di valutarsi, infatti gli abbiamo dato un bello zero. Vabbè. Allora, andiamo su il suo compagno di merende, per rimanere in tema di Firenze. Allora. Van Avermaet.
Van Avermaet l'ha vinta nel 2017. Enunciaci, l'ha vinta nel 2017, dopo anni di piazzamento. Ha fatto un terzo nel 2015, due quarti 2013-2018. Una stellina per la carriera, io personalmente. Chi due e chi una? Io vedo tanti. Io uni, due. Uni, una. Due alle RR, che comunque è sempre preciso. Due, addirittura tre, Matteo Spinoni. Beh, un ottimista. Due, due. Io vedo tanti due, però, lo sai, tre addirittura. Io sono per il due. Io sono io, per anch'io il due. Per il due. Allora, due, Greg Van Avermaet. Eccolo qua. Vabbè. Greg Van Avermaet. Avete fiducia? È l'unico forte in quella squadra, sai, ti va di fortuna. Ricordiamoci, ragazzi, che Gilbert ha vinto la Roubaix in età molto avanzata, quindi Van Avermaet, ricordiamo che Duclos Lassalle ha vinto a 40 anni, capito, quindi la Roubaix l'ha vinta a 76 anni. È una gara di esperienza. Matthew Heyman l'ha vinta che aveva 96 anni. No, basta, però... Marcello Bann punitivo per 3 secondi. Ci sono almeno 12 corridori che sulla carta più favoriti di Van Avermaet, almeno una dozzina. Vabbè, ma due stelle, cioè vai a dormire, cioè è davanti un hotel a 5 stelle, una 2 stelle, cioè c'è differenza, non è che... Sì. Dicono, non vincerà, questa è una frase provocatoria di Luigi, che dice, non vincerà alcun Van a sto giro. Vedi? Comunque, vediamo se Vanucche. Fan Chunkai c'è, lo valutiamo dopo. Guarda, è all'una hanno... Pensa che hanno lasciato a casa Tratnik per prendere lui, e hanno messo anche Arashiro, cioè hanno una squadra tutta asiatica. Vabbè. Vabbè, allora continuiamo. Andiamo con Polit, Nitz Polit, dai, Nitz Polit. Proposta per l'app durante le corse a tappe sarebbe carino inserire la maglia di leader per l'icona dell'utente che ogni giorno è in cima in GC, dopo il mondiale lasciatela fino all'edizione dopo. Sì, potrebbe essere, ci sì. Sta. Ci sta, grande, bella idea. Miglior risultato, secondo posto nel 2019 lui. Quindi, dietro Sagan, tra le altre cose. E poi gli anni successivi non si sa cosa ha fatto Polit. Ha fatto un settimo posto meno uno. L'anno scorso ritirato. Ricordiamoci che è il faro per la Bora, perché non essendoci più Sagan ha puntato tutto su di lui. Hai sentito il nome di Mozzato? Marco Haller della Bora? Non mi bannare. Io penso... No, dai. Io Polit gli do 2 stelle. 2 stelle. Allora, Polit io vedo 1, 3, 1, 2, 2, 1, 1, e un altro 3, da 1, Polit. Ma io vedo tanti 2 e 3, e anche 1, e quindi 2 ci sta. La media della chat lo mette accanto a Van Avermaet. I nostri utenti sono buoni, sono molto buoni. Sì, come, storicamente, comunque Polit è da Roubaix, cioè non è da Fiandre, è più da Roubaix, storicamente. Finora bisogna anche vedere cosa hanno fatto fino adesso. Meglio Haller di Polit, dice Decio. Infatti ad Haller gli daremo 3 stelle. Haller non c'è perché non c'è la caricatura, perché manca Langeveld, allora Haller... E Hausler mi sembra dei tre, diciamo, guarda, semi favoriti. Sì. Allora andiamo su outsider, Michael dai. Matthews. Michael Matthews. Michael Matthews, dove lo mettiamo? Michael Matthews, 5 stelle, 4, 2, 3. Matthews non ha mai fatto benissimo. Miglior risultato, 26esimo nel 2020. Ho sbagliato corsa. Io credo che forse non abbia nemmeno mai fatta la Roubaix, non lo so. A me non pare abbia fatto la Roubaix, cioè io così a memoria non mi sembra, io sono per le corna. È la prima edizione, scusate, la prima volta. Ecco, ho sbagliato corso. Okay. È la prima volta, quindi ho bene bene o male male. Allora, la gente è partita cauta, tutti uno, poi io vedo tanti 3, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 2, ubriachi, 2, 1, gente che ha sete. 4, per forza, se no a chi le diamo 4 stelle? Uno, io darei 3 stelle. 3 stelle a Matthews? Sì. Vabbè, non sta andando male, comunque. No, perché a Fiandre è andato benino. All'Amstel comunque è andato benino. Ha fatto il Matthews. Cioè, sta facendo il Matthews. Matthews settimo è una garanzia. È vero. Quindi Michael Matthews, 3 stelle per lui. Poi
tre corna poi facciamo un'altra pick e andiamo su Kwiatkowski, il mio uomo dell'Amstel. Kwiatkowski, dove lo mettiamo Kwiatkowski? Vediamo un Kwiatkowski po'. Ha fatto solo l'anno scorso e si è piazzato 70esimo, però è in forma. Però davanti però è una squadra dove è difficile puntare. Io le metterei tutti a 2-3 stelle, quelli della Ineos, ti dico la verità. Però... ma Chiato ha già dato e lavorerà per la squadra domenica, penso. Guarda, penso. Gli diamo, io direi, non so voi in chat cosa dite, io gli darei un 2-1 per stima, ecco. Però io credo che se uno... abbiamo dato 3 a Matthews, io 3 a Kwiatkowski, ma... se magari c'è una moria generale dell'Ineos e lui resta lì, sai. Diamogli un 1, io vedo anche 0 0 0 no, io gli darei, guarda, diamogli 1 per fiducia a Kwiatkowski, perché in teoria anche secondo me lui l'ha vinta l'Amstel, per me messo uno stello, per me fa il gregario perché comunque sì. Cioè, io non vedo Ganna che tira per Kwiatkowski, con tutto il rispetto, a sto giro penso che se c'è l'occasione sarà Kwiatkowski che dà la mano a Ganna. Scusate un attimo. Più di tutti. Ma allora, capita la moria generale, in due forano, uno rimane attardato, uno è in calo, a qualcuno gli succede qualcosa, se Kwiatkowski è davanti, questo ti può arrivare tra i primi 5. Cioè, la Roubaix è talmente pazza, cioè una stella per Kwiatkowski. Sì, sì, no, per carità, però secondo me... forma. Cioè, domenica già dato. Abbiamo dato 3 stelle a Matthews, secondo me 3 stelle. Guardate che Kwiatkowski era davanti l'anno scorso fino a quando è stato buttato giù da Rone la Foresta. Kwiatkowski non è da 1, Kwiatkowski è da 3. È da 3, Kwiatkowski. Allora, guarda, troviamo una via di mezzo, dai, lo mettiamo a 2 e siamo contenti tutti, dai, va bene? A 2 siamo contenti tutti. Poi, Degenkolb. Male. Cioè, vabbè, ha un settore che porta il suo nome, eh. Questo ha significato, comunque. Quindi, se, giustamente ci siamo alla Foresta, a 100 all'arrivo riferita a Kwiatkowski. Io vedo tanti zero per Degenkolb, tante corna. Qualche anno fa, come Lorenzo vedrai dalle statistiche, si piazzava. Però sono convinto almeno 4-5 anni fa. Sì, decisamente. Sì, ma tutto prima dell'incidente che ha avuto in Spagna. Cioè, l'incidente che ha avuto in Spagna è stata la linea di demarcazione della sua carriera. Lui l'ha vinta, esatto. L'ha vinta nel 2015, ha fatto secondo nel 2014. Però quello che gli è successo in Spagna gli ha cambiato completamente la carriera. No, ma riferito a Kwiatkowski, non è che deve... Io parlavo se all'inizio c'è da tirare, tenerà lui, non che a meno 40 tira, quello è ovvio. Quello, se a meno 40 se la giocano tutti. Gliene diamo una di stellina, povero Degenkolb. Meglio di Nasen addirittura, meglio di Nasen. Ma meglio di Nasen ci sei anche te, dai. No, perché la DSM ha al Truschino, no? Non hanno il Truschino... Non lo so. Truschino, non so se avete presente cosa vuol dire il Truschino. Cos'è il Truschino? Io non uso questa parola lì, cos'è? Ma sì, non so se avete visto il video sui social del team DSM che monterà per la Roubaix un sistema di controllo dei sì, pneumatici. Io non lo chiamavo così, non so come si chiama, però sì. Era una battuta. Costa dai 3 a 4 mila euro, mi sembra, l'aggeggino lì. Per gestire la pressione dei pneumatici, sì. Follia pure. In corsa. Poi trovo la prima pietra e salta il pneumatico. La DSM sono proprio strani. Dai, una stella Degenkolb. Giusto per il rispetto, chi sarà allora, il primo con 4 stelle? Andiamo su Zdenek Stibar, un altro che ha fatto grandi cose la Roubaix, però scusate, posso fare un appunto veloce? Ma avete visto che botta di sfiga che c'è la Quick Step quest'anno? Cioè, stirano anche i corridori con le ammiraglie, cioè proprio sì. è l'anno sorridente. È caduta la Filippa, anche lì poi dalla Filippa c'è da capire, cioè, che condizioni è. Sei andato a stirare proprio il tuo corridore di punta, non lo so. Poveraggio, una botta di sfiga terribile. Lui... È stata una... Comunque, allora, Zdenek Stibar, dove lo mettiamo? Ha fatto 2 volte secondo, una volta quinto, una volta sesto, una volta ottavo. Però da quant'è che non fa un buon risultato alla Roubaix? 3 anni? Nel 2019 ha fatto ottavo e lo scorso anno ha fatto 26esimo.
Una stella. Vabbè, una facciamo stella, due, anche due, anche due. Oddio, con la Moria c'ha la Quick Step, probabilmente Stiva potrebbe anche far qualcosa, mai dire mai. L'esperienza qua conta, comunque. Facciamo due? Mi sembra finito, ho messo anch'io. Stiva è meglio di tutti questi, stanno dicendo. Due, tre, due ci sta. Dai, due. Due ci sta. Andiamo su il vecchio... andiamo su questo corridore che è stato un po' il mio pupillo di asta dell'asta e sta facendo non cagare di più. Olgaard, Marcus Olgaard, che doveva essere uno che faceva risultato nelle gare del nord, non si è mai visto, mai corso, cioè io questo lo metto qui, ha avuto qualche problema, io lo metto qui, non so Olgaard, ragazzi, cosa ne pensate? Io direi un bello zero. Io sono per le corna. Prima partecipazione alla Roubaix. Corna, Dejo dice corna. Sì, anch'io uguale. Tutte le corna. Però piacciono le corna, bene, bello. Sì. Poi abbiamo Terpstra. Il pazzo, dichiarato da Giovanni Visconti. L'amico di Visconti. Lui è un altro che ha fatto tanti piazzamenti, ha vinto nel 2014. È un gruppo di questo tier che nemmeno ci fermo, manco ci fosse il passaggio a livello. Olga sta facendo il giro della Valpolicella vicino a casa mia. Allora, sta dicendo tutti 0-1 per Terpstra. Terpstra, tanti 0, però all'RR spiegami il 3 per Terpstra, un riesci di Terpstra. Terpstra. Lo dico io, Terpstra. All'RR, attendo la tua spiegazione delle tre stelle. Perché? L'unico che ha scritto 3 su Terpstra. Perché? Vediamo un po' cosa dice. Forse perché ha fatto un primo, due terzi, un quinto posto, però è un po' di tempo fa. Per la fuga a Denain. Denain è andato in fuga. Una stellina, dai. Vabbè, dai, guarda, vai, una stellina, su. Una stellina. Lì vicino a Degenkolb, guarda lì. Cosa potrà fare l'unico, no, l'unico, sono due in realtà. Uno dei due italiani, Matteo Trentin. Sicuramente il capitano di quella squadra, visto chi hanno portato. Trentin, miglior risultato alla Roubaix, 36esimo. Gliene diamo due, giusto per la fiducia, l'incoraggiamento, perché è italiano. Non più di due, comunque. Sì. Perché me lo sono scordato, perché non c'è Kung, perché me lo sono scordato. Kung, ragazzi. Diciamo che è il capitano della UAE. Cosa facciamo con Trentin? Punto di domanda. Cosa dicono? Cosa dicono i social? 1-2, 1/2. Non è facile. Io sono per il 2. 2. Il fatto è che finora non l'ho visto benissimo, nelle ultime gare. Praticamente. Negli ultimi chilometri delle gare che ha fatto non si è visto, praticamente. Allora, aspettate che ho caricato chi mancava, ha detto Kung, e poi chi era quell'altro che mancava? Camillo. Aspetta, ma mancava solo Kung, no? Mi sembra. Poi, ma basta. Dov'è Camillo? Ah, c'è anche Florian Vermeersch che manca, però aspetta. Anche no, forse quello vicino a Campenarts della Lotto, no? Sono due Lotto. No, sono mi sa che Team Bellens che... Ma Bellens fa? Che manco c'è. Vabbè, carico la foto di Florian Vermeersch, perché la caricatura non mi riesce a trovarla. Vediamo un po'. Attenzione, okay, momento connessione di merda di Fede. È scattato il momento. Aspetta. Mi sentite? Sì, adesso sì. Sì. No, non capisco perché non mi ha caricato Kung, come mai? Aspetta, sto... Perché ci sono io. Non capisco perché non carica Kung, quel maledetto. Non lo considera.
Probabilmente non conta nulla. Allora, come pedala, ah, ecco, come ha messo, ha messo. Cioè, c'è un problema però, perché ora se faccio così mi sa che mi cancella tutta la tier list. Vediamo un po', ricordatevi un po' le posizioni, che ricordatevi la foto. Sono sveglio dalle 5. Fai la foto, aspetta, fai la foto. Chi è che manca? Madua anche? Madua, vabbè. Vai, allora, ok, allora, aspetta, ho fatto la foto, perfetto. Allora, vediamo un po' di recuperarla, eh. Ragazzi, scusate, queste sono, l'ho fatta mentre sarà in live, è normale che ci poteva essere degli errori tecnici. Vediamo un po', sicuramente me la cancella. Eccola qua, perfetto, tutta mi ha cancellato, ottimo direi, ottimo, ottimo, ottimo! Allora, aspettate, 2, 3, 4, per colpa di Kung, quel maledetto. Allora, si rifà un solo. No, rispetto qui non c'è per nessuno, Marcello. Allora, aspettate ragazzi, no, chiedo bene. Vogliamo fare le cose bene, no? E allora, sì, per farle bene, tutto per live, farle bene, capitano anche questi momenti purtroppo meravigliosi. Purtroppo sì, ragazzi. Ma io tra poco devo anche andare a dormire, domani c'è un appuntamento feroce con Mattia. Dove sei domani? Domani sono in redazione, domani mi occupo dell'Isola dei Famosi. Oh, bellissimo. Vabbè, eh beh. Attenzione. Un salto di qualità. No, perché? Cioè, comunque è alleggerimento dei pensieri. Cioè, molto. Parliamo sempre di guerra. Beh, quello ci sta. Almeno si fanno due risate. Allora, ma devi rifare tutto completamente. Ah, mamma mia. Ragazzi, è così. Che sbatti. Faccio presto, ragazzi. Per Fantacycling questo ed altro, dai. Qui si era messo le corna, giusto? Sì, gialle. Allora, corna gialle. Quella qui. Ma a proposito di corna, Marrucci dov'è? Perché? Allora, ridimmi, ci siamo? Sì, ci siamo. Ridimmi come l'avevamo messi. Allora, Nasen 0 con Ølgaard. Con Ølgaard, eccolo qui. Vai, poi. Una abbiamo messo Degenkolb e Terpstra. 2 Van Avermaet, Polit, Chiato e Stibar. E 3 Michael Matthews. Ok, siamo ritornati al punto di prima. Ci abbiamo anche Kung e Florian Wellmersch. Perfetto. Ok, allora adesso mettiamo Kung, così ce lo leviamo dalle palle. Stuyven c'è, ragazzi, Stuyven c'è. Buoni, manca solo quelli che non c'hanno la caricatura e basta. Florian Wellmersch ce l'ha la caricatura, ma non so perché non c'era, quindi ci ho messo la foto originale. Piazzano, ma Eiking fa l'Isola dei Famosi. Ma che fine ha fatto Eiking in tutto questo? Cioè, probabilmente si è gufata, si è talmente elogiato l'anno scorso. Sì. È passato la F, è passato la F, so. Mi sembra. Allora, dai, ci siamo, continuiamo. Eravamo a Trentin. Trentin, ragazzi, a Trentin cosa gli diamo? Trentin. 2. 2 Trentin. Sì, ci sta. Comunque se a Vermulà qui ci sono troppi zero, troppi pochi zero. Se c'è Polita 2, non vedo perché non ci debba essere Trentin. Il Bert arriva, alle 10:30 ho detto arrivava, quindi 10 minuti. La F male, Palese Vermesh vince perché è l'unico che ha la foto. Vabbè, comunque 2 Trentin, dicono. Che si dice? 1 o 2? Mettiamo le 2 Matteo Trentin. Poi siamo su, vediamo un po', Ivan Garcia Cortina. Ivan Garcia Cortina, arriviamo. Ma questo qui alla Roubaix mi sembra che abbia fatto qualcosa di buono, no? Ivan Garcia Cortina, 27esimo. Ma scusate, buono. Ma uno spagnolo può vincere una Roubaix? Scusate. Meno uno. Zero. Dejo Corna. Zero. Direi zero. Anche zero. Ma questo buono, due corna. Cioè, questo due corna, li mettiamo. Fantascorretto, dimmi perché tre stelle. Su, forza.
Perché ogni volta dicono che Garcia Cortina è uomo del nord, poi il massimo che arriva è, cosa fa, un decimo posto in una del corsa nord in Belgio. Della Spagna, dei Paesi Baschi. Probabilmente. Sono curioso di capire perché Fanta Scorretto gli dà 3 stelle a Garcia Cortina. No, io devo capire questa cosa lì perché ora, tutto rispetto per Garcia Cortina, però una stella d'obbligo a Cortina, capitano della Movistar. Questo ci sta, una stella ci sta. Cortina è la sua gara, scrive. Stiamo regalando stelle perché c'è un livello basso a questa roba. Questo lo direbbe il Mullà, diciamo, questa frase qui. Andiamo. Ma Ivan Garcia Cortina corre ancora, scrive. Sì, ma non possiamo perdere un minuto per Ivan Garcia Cortina. Flescia quasi la vinceva, ti chiedono, ti dicono Martello. Ma sì, Martello Piazzale. Carlo Martello. Martello. Sì, ma Flescia non era per nulla spagnolo. Erviti meglio di Cortina. Comunque, vabbè. Rubè scadente. Erviti. Tira da un pezzo, vabbò. Ah, eccolo qui. Fanta Scorretto scrive: per me è il favorito dopo Sagan. Mi raccomando, tutti per loro. Vabbè, chiaramente le 3 stelle erano farlocche. Ho visto la Movistar su Netflix. Cortina punta alla Rubi. Perfetto. Allora, una stella le abbiamo. Andiamo di fiducia. Allora, io andrei sul Cinghialone. Alexander Fisto. Ecco. Interessante. Lui è capitano dell'Intermarché, no? Sì, assolutamente. Non l'ho visto male a Fiandre, Non l'ho visto male a Fiandre io, Ha vinto bene una semiclassica. Allora, lui ha fatto nono miglior risultato nel 2013, però. Poi, per il resto, decimo, quattordicesimo. Però sta andando bene la sua squadra, sono belli motivati, non mi dispiace. Infatti io 3 stelline gliele darei a Cristo. Addirittura io leggo 4. Schifo. Io leggo 4. Ma io sono stelle. Per 3. Io leggo tanti 4, ragazzi. 4, 3, 4. 3 e mezzo. 3 e mezzo alle RR. Vedi. Mettilo in mezzo, tra 3 e 4. Sicuramente più di Matthews, per me. E allora, gli diamo 4. 4 a Cristo. Attenzione. Perché Alexander Kristoff... Che, sì, tanti 4, ragazzi. Allora va bene. Poi così, puoi chiamare il Mullà per sapere cosa ne pensa di queste 4 stelle. Mi sa che in aereo perché partiva in serata, se non lo chiamavo. Ma gliela mando, ma tanto la stampo la foto, poi gliela mando. Poi voglio il commento. Sì. Poi andiamo su il corridore più brutto di questi in bicicletta. Chi è? Vediamo chi ci indovina. Il corridore più brutto in bicicletta di questi qua. Chi sarà mai? Sagan. No, brutto in bicicletta. Vediamo un po' chi ci indovina. Pedala tutto così ultimamente, sembra Celentano. No, uno brutto proprio guarda, faccio il verso, vi faccio. Vediamo un po' chi lo indovina. Ma chi è? Froome? L'hanno indovinato, Benò. Ma Benò, scusa, Benò non c'è. Come non c'è Benò? L'hanno levato? No, sì, non corre. Maremma qui. Fa freccia e allora nulla, ragazzi. Ma Benò non c'è la roba. Allora, quindi Benò, ciao. L'ho messo a caso così, pensavo ci fosse... Ormai ti è entrato nel cervello. Ragazzi, però. Vedo Benò da tutte le parti. Porca puttana. Rimarrà solo lui lì sotto. Quindi varrà meno delle corna, perché rimarrà sotto nel bianco lui. Ok, vabbè, vaffanculo. Allora, andiamo sulla porta, dai. Vabbè, quello potrebbe diventare Van Aert al posto di Benò. No, allora, Laporte, cosa facciamo? Perché le dichiarazioni, ora qui si entra nel tema caldo, le dichiarazioni del team manager della Jumbo sono state: Van Aert corre la Roubaix, ma probabilmente non è in grado di fare il risultato e correrà per Laporte. Secco, proprio dichiarazione della Jumbo. Quindi, a regola il capitano è Laporte, poi... Van Aert magari a metà gara c'ha la gamba stellare. Però facciamo una riflessione. Laporte, tanto non c'è il Mullà, quindi posso parlare liberamente. Laporte ha mai fatto il capitano per un super monumento? In una squadra con queste aspettative? No. Però Van Aert non ha mai fatto il risultato alla Roubaix ancora. Sfortunato, per l'amor del cielo. Perché è stato sfigato e comunque è una corsa che gli si addice. La porta l'ho visto un po' in calo, nelle ultime gare. Io metterei 4 la porta
Io metterei 4 alla porta e 5 a Van Aert. Sì. Io lo metterei la porta accanto a Christoph, onestamente. Io sono d'accordo con Sputnik che dice la porta è minimo 4, io gli darei 4 stelle. Sì, ma anch'io sono per il 4. Poi, non lo so. Che dite, ragazzi? 4 stelle ci stanno, no? Come... Ma sì. No, Theunissen, no, ragazzi, tutto rispetto. Theunissen, se fa risultato sono contento per lui, ma... Ma Theunissen è quello che correva con Rooks. No. La porta 4, 3, 4, ragazzi, ma rimane puttana, siamo 4, in 4, dai. Matthews giustamente dice, ragazzi, siamo 360, solo 160 like, andiamo, facciamo un po', basta andiamo... settimi posti, Matthews, dai. Vediamo un po', allora, bisogna arrivare a 200 like, facciamo gli stronzi, dai, vediamo un po' se si arriva a 200 like, ragazzi. 174. Speriamo che la Porsche si sia tenuto un po' la gamba in queste ultime corse, perché l'Amstel, è vero, mi sembra che sia caduto, però... L'Amstel l'ha fatta la Porta, era lì. Io sì, non, è arrivato dopo 11 minuti. È arrivato a 11 minuti dal vincitore. Però mi sembra che sia caduto, è rimasto coinvolto in qualcosa. E... 196, ottimo ragazzi, ottimo. Non ha corso la freccia del Brabante. 201. Sicuramente è uno squadrone. 4 stelle, 4 stelle, dai. 4 allora, stelle. Io leggo 3, 4, dubbio tra 3 e 4. 4 io. Vabbè, diamoli 4, giusto perché il 3 l'abbiamo dato a Matthews e il 4 l'abbiamo dato a Christoph. Per me è più come Christoph che non come Matthews, ecco, onestamente. Mm-hmm. La porta è qui. Beh, poi abbiamo... Ha fatto sesto l'anno scorso. Sì, no, no, poi, ragazzi, però fermi tutti. C'è anche da dire che la porta frena con la scarpetta. Che qui è un plus, grandissimo l'anno scorso. Però se Van Aert torna come Pogacar, il Covid non conta più. Ragazzi, ai fenomeni sembra non fare niente il Covid, però a qualcuno invece fa. Però noi non lo sappiamo perché dopo il Covid non l'abbiamo ancora visto correre, quindi ne parliamo domenica sera o lunedì. No, 5 a Van Aert. Non è vero che torna alle gare da una pausa, vince, ma adesso ha avuto il Covid, non è stato semplicemente lontano dalle gare. È verissimo. Infatti ora quando sentiamo Van Aert ci... Per l'italiano. Complimenti per l'italiano. Va bene. Allora, Moric, cosa può fare Moric a questa roba? Io l'ho visto in calo. Ora, io non ho messo Dylan Teuns, per errore. Ora non lo rimetto, vaffanculo. Però Dylan Teuns potrebbe fare bene e all'occorrenza. Moric, cosa può fare? Per me Moric ha più possibilità di far bene qui che non al Fiandre. Perché secondo me ha perso un po' di smalto. Però non lo so. Secondo me è troppo dura per lui. Io cioè, Moric. Proprio non lo vedo come caratteristiche. Due, tre. Cioè, per me è un due, ma mi sento largo. La Bahrain ha lasciato a casa Tratnik. Io non so se la motivazione, perché comunque era quello che pedalava meglio, insieme a Teuns, che invece c'è. Sì, però mi dici Teuns cosa ha fatto alla Roubaix? Guarda un attimo. Teuns, allora, che uomo più d'Ardenne, ricordiamolo. Infatti, è questo che io Teuns non l'ho messo perché io alla Roubaix non mi ricordo un Teuns nei primi 10. Mai. Poi magari sbaglio io. No, ma hai ragione. Ha fatto un buon Fiandre qualche anno fa, arrivò quarto o quinto. Prima partecipazione. Ma ragazzi, il Fiandre non è la Roubaix. Cioè non, lo so. Tratti il clore ragione. Comunque, due stelle per Moric. Due stelle perché ha vinto la Sanremo, beh, tanto secondo me. È ganzo sapere cosa fa Fred Wright, potrebbe fare Fred Wright e anche Price Patterson. Io sono quei due, voglio vedere cosa fanno. Sono curioso. Ma molto serve curioso. Esperienza, è una corsa che ti sì, serve chiaramente, non chiaramente. Puoi vincerla però Florent Belmersch l'anno scorso da inesperto qual era ti ha fatto secondo, quella sorpresa la Roubaix c'è sempre, ma sono tutte persone che comunque Belmersch è uno che conosce la Roubaix, la vedeva da piccolo, faceva gli allenamenti, li seguiva tutto, cioè è cresciuto col mito della Roubaix Belmersch. E poi gli è andata di culo perché è rimasto vivo, davanti. Allora, Lampaert. Sì, vivo. Lampaert. Cosa farà Lampaert?
Per me, allora, lui è due anni che punta, vabbè, poi c'è stato il Covid, l'hanno annullato due anni fa, ma l'anno scorso e tre anni fa era praticamente il suo obiettivo stagionale, soprattutto l'anno scorso puntava solo alla Rubén Lampaert. Sì, era quello che pedalava meglio della Quickstep. Era quello che forse, sì, l'anno scorso era l'unico in grado di seguire Van der Poel quando partì e fece quell'accelerata, e, però poi forò e ciao. Quindi Lampaert quest'anno cosa farà? Si è preparato anche quest'anno per la Roubaix. Tutti dicono tre più o meno, poi qualcuno uno, due, però in maggioranza tre. Ha fatto un terzo, un quinto, un settimo posto. Sì, quindi io sono cresciuto con il mito del GP Industria Artigianale, rispondono Marcello. Beh, ma fantastico, sì, vabbè, ma non capiscono il discorso. Cioè, Vale dice, due stelle Monici, quattro pisci, follia. Vabbè, ma secondo me Cristo... A Moritz avrei dato una stella in più probabilmente, però ma le valutazioni sono anche fatte per far discutere, come insegna Moritz sì. Mosca, cioè sono tutte robe per discutere. Quindi allora Lampaert mi sembra allora, sarà l'unica vittoria della Quick Step della primavera. Lampaert vedo un 3, ma non con Lampaert, forse. Ma non con Lampaert. Comunque, vabbè, lo mettiamo accanto a Matthews Lampaert, che comunque Lampaert è la sua gara sta via, quindi c'è, sì, non si scappa. La Quick Step, se vince una gara sta primavera, può puntare, sognare di puntare alla 10. Ragazzi, nome caldo, Peter Sagan. Poverino. No, Lampaert ho messo 3, Christoph 4, Lampaert 3, Lampaert 3. Peter Sagan. Sagan che non si sa se sarà al via, ma non credo. Per ora è lì che temporeggia, noi lo mettiamo qualora corre, vediamo un attimo e gli diamo una stella per simpatia e per il suo palmarès. 0-1-1-1 corna 1 per la per storia simpatia. Allora sì. Infatti io darei, cioè vedere Sagan accanto onestamente a Nase mi darebbe fastidio. Lo mettiamo lì con Degenkolb, mettilo di fianco a Degenkolb. Giustamente Davide Milan scrive, grande Davide, comunque ti salutiamo sempre per i video che ogni tanto fai, sei il numero uno. Il fatto che nessuno a 5 stelle si capisce che non c'è un vero favorito, anche se il favorito arriva. Non li abbiamo però detti. Arriva, secondo me. Christoph gli dava un 1 regalato. Noi l'abbiamo forse overstimato. Sagan 1, dai, ha vinto l'1 per Sagan. Andiamo su Philippe Gilbert, andiamo sulla vecchia guardia. Un 1? Uno per la carriera. Io vedo Gilbert come uno che fa l'ultimo anno per divertirsi, per salutare tutti. Quindi 0? Ma uno per la carriera, cioè lo stesso discorso di Sagan, cioè io credo che si equivalgano. Però lui la corre a differenza di Sagan. Sagan non credo sarà al via, probabilmente. Allora, sì. Florian Sénéchal. Cosa Florian Sénéchal? Io Davide Ballerini non l'ho messo, perché c'è troppi capitani e secondo me purtroppo a Ballerini non li faranno fare capire. No, è schiacciato da tutti i francofoni belgi. Sì, bravissimo. Florian Sénéchal. Scarsa forma, ha fatto si chiama l'attacco all'indietro, l'attacco del rimbalzo, cioè ha attaccato e ha rimbalzato all'Amstel. Quindi Luca Pedia Bertacchini, Florenzo Special, dove ciao. Lo mettiamo? Florenzo Special, chi subito me? Sì, Florenzo Special, dove lo mettiamo? Una. Qui vince quasi un 2, sta vincendo più che un 1. 2. Io sono per il 2. Io sono per il 2. Sénéchal, mortacci sua, il cornuto. Sénéchal, premio Sora in Craig Anderson in 2022. Delusione, sì. Sénéchal sulla carta 3, in pratica corna. Allora, io direi allora, se in pratica 3 le corna, dai, diamoli 2 a Sénéchal, dai. 2 a Sénéchal. Però scusa, sarebbe stato bello metterlo a 1 perché la Quick Step ne aveva 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3 e poi Asgren probabilmente con 4 stelline. Ma questo quindi per sì, far capire davamo, la confusione. Davamo che i ruoli. Davamo aspetta i ruoli. Che, Berta, per caso stai mangiando qualcosa? Sì, raga, adesso comincio a mangiare. Ok. Perfetto. Chiedo scusa per il Berta che mangerà ora in diretta ragazzi, mondiale televisiva. Vabbè, come se fosse una novità.
Poi Fede, quando ci sarà il primo raduno Fantacycling, io ragazzi speriamo che il Covid quest'anno non rompa le palle, vediamo magari per fine estate di organizzare qualcosa, però non dichiariamo niente perché purtroppo gli ultimi tre anni che lo dici. Sono tre anni che il Covid rompe il cazzo, e cosa devo fare? Abbi pazienza. Se il Covid smette di... Ora in Cina hanno richiuso tutto, ho visto. Vabbè. Comunque, lasciamo perdere Cina, il Covid. Che cazzo te ne frega della Cina? Te hai capito. Vabbè. Il maiale serbatoio... Ah, c'è una novità poi del maiale che abbiamo pensato a una roba figa da fare, poi ve la diremo poi in collaborazione con... Vabbè, non diciamo niente. Allora... Ma l'angolo del ranking delle squadre, come facciamo a farlo stasera? Si fa io e te, Berta, e si mette la foto del mullà così... fissa e accanto a noi che farà così perché ci sono delle novità interessanti. No, Berta con la maglia della testa di Topolino. Berta, c'è Topolino sulla maglia, testa di cazzo. Te sei un venduto. Io mi sono venduto Topolino, paga di più. Sei un venduto di Topolino, maledetto. Il maiale si è allenato nelle sassi. Oh, il maiale non sarà alla Rubè, comunque, ce l'ha comunicato perché è alla mostra di Fedez. Sempre Fedez. Strano. Allora, dai, continuiamo. Ma il limatore ci sarà alla Rubè? No, il limatore si prepara solo per il Serra. Tra l'altro è cascato anche in questi giorni, girano foto su Facebook con la bici ribaltata a tre ruote. Vabbè, lasciamo stare. Limatore è un personaggio, poi arriverà l'intervista doppia stile Iene, il maiale muratore, il muratore. Oh, Marcello, come l'ho chiamato? Muratore. Martello. Limatore si vedrà in faccia? Si vedrà in faccia il limatore o sarà girato con la voce camuffata? Non credo si possa. Ai. Grande Berta, scrive Mickey Mouse. Siamo in sintonia. Sì. Berta ha appena perso il suo impiego solo per la maglia. Allora, dai, andiamo avanti. Chiedono Stuyven e lo mettiamo. Cosa può fare Jasper Stuyven? Allora, io direi un 3 stelle, anche secondo me. 3. Anche se vedo meglio Pedersen, come io sta? Pedersen sta bene. Questa domanda Pedersen è un 4 stelle fisso. Vabbè, aspetta, siamo a Stuyven, 3. Per ora sta vincendo il 3. 2-2. Ti chiedono cosa quarto stai mangiando. Quarto o quinto posto. Parmigiano reggiano. Il territorio. 2-2-3. Farai il gregario a Pedersen. Ma ora farai il gregario a Pedersen, parliamone. Dipende come sta Pedersen. Non credo. 3. Comunque vince il 3. Quindi Jasper Stuyven accanto a Lampaert e Matthews, e ci sta. Secondo me hai visto la forma che non era splendida al Fiandre e nelle gare. Ma del Nord. Chi è quello della Lotto con una stella? Gilbert? Gilbert, sì. Sì. No, dai, sì. Dopo questo vado a mettere il parmigiano. Ma te cambia la maglia. Allora, Bissiger, cosa può fare Bissiger? Allora, considerate che Langeveld in teoria è l'uomo EF, però Langeveld praticamente si vede solo in queste... Chi? Langeveld. Langeveld è l'uomo Rubè. Guarda per piazzamenti di Langeveld. Sì, ha fatto un sacco di top 10. Langeveld è l'uomo Rubè. Ora, non è più di primo pelo Langeveld, chiaramente. Ma neanche di secondo. Sì, e soprattutto... Ha fatto un terzo, un settimo, un ottavo, un decimo e l'anno scorso sedicesimo. Sì, perché ha 37 anni, quindi alla fine, secondo me, insomma, io non credo che quest'anno possa arrivare in top 10, però è uno di quelli regolaristi, quindi fa solo quello, in pratica l'Angeved è solo per la Rubè, poi lo potete vendere. Comunque, Bissi, che cosa può fare? Poco. Fuga. Come l'anno scorso era in fuga? Forse quello più forte dell'EF. Allora, no. Per me, in teoria, la Rubè potrebbe essere una gara che in futuro potrebbe essere per Bissiger. Come... Ancora acerbo, secondo me. Comunque, diamoli, li si mette uno, dicono tutti uno, li si mette uno. Sicuramente è la classica che gli si addice di più, però secondo me non ancora. 0-0, 2, chi 2, chi 1, chi 0, si mette 0.
Il limatore chi è, ragazzi? Per ora non lo sveliamo, poi vedremo, vedremo in futuro. Per ora non si può svelare. Bissiger coi pensionati, infatti è andato con Gilbert, Sagan, Terpstra e Degen. Colpe e Cortina, insomma, non è pensionato. Ma nel gruppo IMPS, eccoli. Gruppo IMPS. Ma veramente hanno una stella tutti questi? Sono i pensionati, sì. Pensa che c'è Urgan e Nasen, zero. Allora, andiamo su Filippo Ganna. Filippo Ganna, cosa può fare Filippo? Due stelline gli darei. Un piazzamento, ovviamente. Vincere no, però. Dipende come sta anche lui. Se sta bene, anche tre. Il problema è che se si mette a tirare davanti, dietro a un certo punto non vede più nessuno e prosegue, no? Perché comunque il passo ce l'ha. Sicuramente lavorerà per la squadra, però se arriva a un certo punto... Ma per chi? Per Van Baarle. Per Turner, Van Baarle. Per chi, scusa? Secondo me Brailsford è più felice nel vedere Ganna davanti di Turner e Van Baarle. Vabbè, ragazzi, allora, Turner... Io direi tre. Turner, sono giovani, ragazzi, tre. Io sono per il 3, beh, anche Ganna giù. Però secondo me non sta bene. Per l'hype che si è creato in lui, 3 stelle. Ganna, ragazzi, Ganna ha fatto una preparazione questa settimana duplice, perché comunque con Tafi non ne abbiamo parlato perché è andato via. Lui ha fatto velodromo per due motivi. Perché deve ritornare in Coppa del Mondo, perché poi inizia tra due settimane la Coppa del Mondo per la qualificazione per Parigi 2024, e si è inventato sti blocchi qua a Roubaix con una bici diversa in velodromo. È un modo nuovo, l'hanno fatto con Villa e con Cione di vicino. Io non credo tanto in questa preparazione, però secondo me 3 stelle ci stanno tutte. Anch'io sono per le 3 stelle. Comunque, ragazzi, parliamoci chiaro, è la sua classica. Questa, se lui si preparasse per lui, per me la mangia. Cioè, comunque potrebbe essere un corridore che fa la differenza. Con però... Ivan in forma si prende le randellate. Però lui ha la stazza, lui ha la stazza per reggere la pressione della bici sul pavè, cioè lui non rimbalza. Comunque io metterei, ora non è che gli darei 4 stelle, per me c'è gente che ha più esperienza di lui, lui non ha esperienza alla Roubaix, quindi secondo me ci sta a dargli 3 stelle e basta, però io 3 gliele darei, insomma. Da vinta da Under 23, giustamente come dice Davide Cesaro, sì. Però sai, da Under 23 conta, dire. Giusto. Cioè, anche Tarocco ha vinto un mondiale juniores. Grande Tarocco, tra l'altro poi arriverà in diretta. A proposito, vabbè, lo annunciamo dopo la tier, l'ospite di giovedì prossimo. Lo annunciamo dopo la tier list. Ok, ragazzi, rimanete incollati che dopo la tier list della Parigi Roubaix vi annunceremo. Non scrivi via messaggio perché adesso vado a dormire. A lui glielo devi dire, sì. Te lo scrivo nel chat privata. È giusto che tu lo sappia. Hai dato comunque un contributo nella chat, Marcello, guarda. Urca, vedi che la domanda che ho fatto a Tafi era giusta, anzi la considerazione che avevo fatto a Tafi. Comunque, allora, Ganna la mettiamo a 3 stelle. Eccolo qua, Cantastudio e Lampaert e Matthews. Andiamo su Kampenaerts, cosa può fare Fuga? Ricordiamoci che c'è Florian Vermeersche che non ho... No. È l'unico senza caricatura, ma non mi sembra informissimo, ragazzo. Mi è decapitato Vermeersche. Quindi Kampenaerts, cosa può fare? Un cazzo. Nel gruppo a 2. 1, 2, 2, 4. Giancarlo ci crede, 4. Come il Mulà. Perché ce l'avrà. Sicuramente ce l'ha. Meno 1, Kampenaerts, meno 3. No, 3. 1, 2, 2, 2, 1, 1. Moscon ha finito la campagna di Nord perché ha fatto schifo ed è andato ad allenarsi per il giro. Sì, in pratica sì. Non sta bene, è finito qui. Peccato. Poteva essere l'uomo per far risalire la stana nelle classiche del Nord, invece è stato peggio che meglio. Allora, 2 stelle Kampenaerts, vince il 2 stelle, dai. 2 stelle a Kampenaerts, accanto a Seneschal. Turgi è piano piano scomparso. Ha fatto l'incontrario rispetto a tutti gli anni. Tutti gli anni parte un po' lento e fa un'ottima campagna del Nord. Quest'anno è partito forte alla Sanremo e piano piano si è spento. Però se non cade 3, qui vince il 2. Vedo Alerr 1, Davide Milan 1,
tante corna. Uno, mezza stella. Due, uno. Anche ma se mi auguro di più perché ce l'ho. Però. Allora, Turgi vince l'uno, ragazzi. Turgi vince l'uno perché l'uno perché sta andando giù di condizioni. Oddio, attenzione, però tanti due vedo ora. Tanti due per Turgi. Sta recuperando, attenzione. Due, dai. Tanti due ho visto. No, due per Turgi, dai. L'ho venduto per Benoit. Ha fatto bene, non c'è Benoit. vabbè dai, tu G2 dai, accanto a Campenaerts, insomma, ma però lo vedo lì nelle caricature, sì, perché ho sbagliato io a inserirlo, l'ho fatto al volo mentre c'era Bozzato e Tafi, è già tanto se mi è riuscito a farla così, dai. Allora andiamo sui nomi forti, ci siamo quasi. Florian Vermeersch, ultimo nome diciamo sottoquotato, e poi si arriva ai calibri grossi. Florian Vermeersch, vincitore podio l'anno scorso dietro Colbrelli e davanti a Van der Poel, giornata di grazia l'anno scorso, e poi quest'anno esatto. È andato a chi l'ha visto zero insieme a Holgaard e Vermeersch sono i flop totali miei di quest'anno per quanto riguarda la Lega nostra. Io vedo 0, 0.5, 1, 1, 0, 1, 6, non di più. Allora io vi dico così, visto che ha fatto praticamente la fine di Holgaard, cioè che non si è mai visto, io lo metterei proprio accanto a Holgaard. Poi se ci stupisce ancora meglio, e questo non si vede la faccia, ma è lui, Florian Vermeersch. Canta la sigla di Matricole Meteore. There's a star. Ok. Manca il vincitore, dicono Mathis Louvel. Attenzione, è grandissimo. Allora. Vedi che ti seguono, Berta, ti seguono. Fanno bene. Due stelle. Quello è un nome. A parte l'Amstel stiamo andando benissimo. Allora, siamo ai sei protagonisti. Mozzato, ragazzi, non si mette per scaramanzia. Non si mette Mozzato. Poi non c'ha la caricatura. Poi la vince, noi portiamo bene. No. Abbiamo fatto vincere Maruscelli e vince anche Mozzato. Oh, davvero, quella lì ho goduto. Ero in bicicletta quando mi è arrivato il messaggio di Zanini. Zanini mi ha mandato un messaggio, era un bicio, sono arrivato a casa, ho visto un messaggio Stefano Zanini, ho detto, abbiamo perso i tir, no, le rimetto. Ah. Che cazzo vuole Stefano Zanini? Poi ho visto, oh, meno male, ma Lucelli non sapeva, hai fatto grande Stefano, sì, però abbiamo portato un po' di male a Battistella, che ha speso tutti i soldi del fantacycling dal dentista, vabbè. Till, ragazzi, io non l'ho messo perché è il mio pupillo e se lo metto qui magari li porto merda, quindi non l'ho messo. Poi non c'ha la caricatura, però Till, ragazzi, se fa una top 10 è un miracolo. Quindi qui stiamo parlando di personaggi. Due miracoli. Comunque... Ragazzi, dai. Till fa la top 10, dai, fa un signor risultato. Questi qui... La prima Robé. Questi qui è tutta gente che ha una storia sulla Robé o che ha fatto bene ultimamente, quindi è tutta gente che potenzialmente la top 10 la può fare, potenzialmente, poi Sagan, Gilbert, chiaramente, però, o Degenkorp, però se Degenkorp arriva a nono o decimo ci sta, se Tiller arriva a nono o decimo ha fatto un garone. Quindi... No, Tiller l'ha già fatta la Robé nel 2019, è finito fuori tempo massimo. Appunto, quindi... C'è anche chi ha sbagliato strada la Rubè. Sì. E io uno lo conosco. Tiller ha fatto un ottimo in autostrada. Infatti, fuori tempo massimo. Allora, chi scegliamo? Chi volete commentare di questi qua? Escluso Benoit che non c'è. C'è Van der Poel, Asgreen, Van Barle, Van Aert, Pedersen e Kung. Chi mettiamo? Metti Pedersen. Il primo nome che vedo si mette. Vediamo un po' cosa scrivono. Primo nome che vedo si mette. Vediamo un po' cosa scrivono. Vedo Van Barle. Ok, Van Barle. Dylan Van Barle. Cosa può fare Dylan Van Barle a questa Roubaix? È in forma. Però, insomma, il Fiandre si è staccato da Van der Poel e Pogacar. Quindi, cosa può fare? Ma è diverso. È diverso. Van Barle è più da Roubaix che da... Van Barle è più da Roubaix che da Fiandre, secondo me. Vediamo un po'. Non lo so, cosa dite? Per me 3 con Ganna, alla pari. Allora, Van Barle, il miglior risultato alla Roubaix, l'ha fatta 8 volte, a 16esimo, però quindi, nel 2016. Io vedo tanti... Sì, ma non è mai stato... Cioè, è stato pseudo capitano solo recentemente, perché nel 2016 non era per nulla capitano. Va a vedere che squadra era.
Però scusate, allora, se fate così vuol dire che la Ineos non ha un capitano, è la squadra no, più forte. No, ha tre capitani, se... giusto? Sì, ma ha tre capitani. Però, tre stelle, due stelle, forse un po' quattro. Pochino. Loro sperano di trovarsi, Van Barle... come hanno fatto al Brabante, in quattro lì davanti e poi... Allora, facciamo così, Van Barle rispetto a Ganna e Kwiatkowski c'ha una marcia in più, chiaramente, quindi secondo è giusto questa. Stelle. Poi sì, magari la strada di un'altra Van Barle, cosa. Tre Ganna e due Kwiatkowski per me ci sta, poi a uno, volendoci, si potrebbe mettere anche... Turner e Sheffield, cazzo si chiama l'altro? Turner e Sheffield, no, almeno come Kwiatkowski, ma almeno. Ora, non t'allargare. Sheffield, dai. No, ma qualcuno dovrà far gregario in quella squadra, che cazzo ci mettono a tirare? E quei ragazzetti giovani sicuramente faranno un lavoro gregariato. Poi, se li gira bene, uno di questi due, Turner e Sheffield, magari sarà nella fuga o nel gruppo dei CD, uno magari di questi due in una fuga c'entra. E comunque c'è la disciplina nel team Ineos, cioè anche quando stavamo parlando del Paesi Baschi, noi avevamo individuato quattro capitani, poi alla fine se ne arriva dopo. Un ragazzino. No, è vero, però ora, infatti, per me Turner e Sheffield hanno tutti una stella e mezzo, tutti e due, perché comunque però non si mettono, perché chiaramente essendoci già tre della Ineos, se no si finisce alle due, stati lì se si stanno a giudicare tutti. Poi sono la squadra più forte, rischiano di trovarsi a meno 40 con Sheffield, Tanne, Kwiatkowski, Gann e Van Barle. Esatto. Probabile. Poi cominciano a scattare uno per volta. C'è un problema, Berta. C'è un problema. Questa gara si chiama Parigi-Roubaix. Si chiamerà Parigi-Roubaix, ma Francesco Astengo vedrà. E nemmeno la Quick Step si è mai trovata con 5 uomini a meno 40, o in rare occasioni. In rare la Mapei sì, la Rabobank sì. Sì, la Lotto, ho capito. Sì. Ma però erano anni 90. Marcello, ma la Mapei anni 90 era più forte della Quick Step degli ultimi 5 anni. Sì, ma la Mapei non puoi paragonarla minimamente alla Ineos degli anni, cioè, assolutamente la Mapei no. Era nettamente superiore. Cioè, dei corridoroni c'aveva la però... Quick Step, la De Koning di qualche anno fa con Bone, con Gilbert, con l'Asgren dei primi tempi, cioè quella era una squadra che poteva portare 5-6 corridori negli ultimi 50 km, quello sì. Però ma perché loro sempre, questi no? Però c'era sempre ordine e disciplina. Sono questi. Due bimbi quelli lì, uno dei due salta sicuro. Porta le borracce questi, ti danno una ruota se fuori. Ma... Cioè, senti, dai. Allora, Sheffield il suo l'ha già fatto, ha vinto a Fece del Brabante, non credo che punti, cioè il suo l'ha già fatto. E se vince Sheffield a Roubaix, dai cazzo, cioè stiamo parlando di 19 anni. Se ma secondo me a Sheffield hanno fatto vincere la Roubaix e giustamente ora farà il lavoro, scusami la Roubaix, la Brabante, e giustamente farà il gregario. È contentino. E va bene così, ci sta, è la sua prima esperienza, no, che deduco, di Sheffield per la Roubaix, come a Tarni. Sì, però quindi. È il loro interesse portarne davanti il più possibile, perché non avendo il top dei top... Ma il top è Van Barle, perché ce l'hanno, ha fatto secondo al Fiandre, il top è Van Barle. È chiaro che gli manca... Ma perché chi c'aveva l'anno scorso, a parte Moscone? Nessuno, cioè sono presentati per anni con Luke. Sì, però abbiamo guardato il meteo. No, è il sole. Allora l'anno scorso non è paragonabile. No, assolutamente. Però l'anno scorso avevamo Moscon. Sì, ragazzi, è dura prevedere, si vince con la rabbia, non esiste tattica secondo me. Infatti si può parlare, venne 5 lì. Ragazzi, portarne 5 a 40 km d'arrivo è veramente, sai, forse come diceva Marcello... Da Mapei dei tempi d'oro, portarne 5 a 50 a 40 km all'arrivo. Comunque, vabbè, non dilunghiamoci, arrivano davanti Turner e Van Barle. Uno tra Sheffield e Turner è probabile che arrivi nei 10, ci sta, però ce ne sono altri per me davanti. Ecco. Per me ha più probabilità Kwiatkowski allora di arrivarli davanti, perché ha esperienza di correre queste gare. Però tutti i discorsi, e poi boh. Van Barle è più da Fiandre, per me è da 3 stelle, quindi non hanno super favoriti. Ma ci sta, infatti, che siano tutti più o meno alla pari. E attenzione, non è detto, non è una stronzata dire che Van Barle sia più favorito di Ganna. E noi da italiani speriamo veramente che Ganna asfalti le pietre della Roubaix, veramente, perché... No, ma cazzo, secondo me farà bene. Se sta bene... Oh, ragazzi, non si è vinto una sega quest'anno, parliamoci chiaro, non si è vinto nulla. Quindi, ma mi sa che andremo avanti così per tanto. Se si rivince la Roubaix con Ganna, dopo a lui spetterà,
credo, il compito di mettersi davanti e tirare, no? Soprattutto per fare selezione dietro. Ovviamente più compagni di squadra si porta in avanti, meglio è. Sì, il problema, ma Ganna, è dici, quanti se ne porta. Ganna, sì. Dici? Sì, tirare, però allora un conto c'hai... Vabbè. Chi ti posso dire? C'hai Van der Poel in squadra, no? Allora Ganna si mette davanti, inizia a menarla sulla foresta di Arenberg per staccare tutti e rimanere in 15-10. Mm. Ma Ganna tira per Van Barle, come, e io lì sono d'accordo allora con Bert e con voi e con la chat, che tutti più o meno siamo d'accordo, dice sì, ok, tiri per Van Barle, cioè Kung, Pedersen, Asgren, Van Aert senza una gamba e Van der Poel sono più forti di Van Barle in questa gara qua. Quindi tiri, credo che il suo compito sia quello, non di, non tirerà, di stare a ruota, tirerà, ecco. Cameron Wolf, non so chi cavolo sia. Cameron Wolf è la sua ultima, è un triatleta. Ma se Ganna farà il capitano non può tirare lui. Secondo me tirerà Kwiatkowski. Io non ce lo vedo Kwiatkowski. Ha più capitani, la Jumbo o la Quickstep? La Quickstep, perché la Jumbo ha solo la Porte e Van Aert così, portato così che non si sa ancora. La Ineos è la squadra più forte, sì, perché ha questi due giovani che secondo come li giocano rispetto alle altre squadre, che ha probabilmente degli anzianotti in squadra, allora è meglio avere due giovani che ultimamente vanno forte come Turner e Sheffield, quello senz'altro. Uh-huh. Cioè, meglio avere un Turner e Sheffield che un Sagan o un Gilbert ad oggi. Un Terpstra. Direi proprio. Vabbè, questo è logico. La Ineos è più forte di tutte perché ha due giovani che vanno, un Ganna che è una mina vagante totale e Van Barle e Kwiatkowski che hanno esperienza nel correre queste gare. Kwiatkowski ovviamente di più rispetto a Van Barle. Per la Roubaix parlando. No, e sono in forma perché Kwiatkowski ha vinto l'Amstel e Van Barle è arrivato secondo al Fiandre. Sì, ma Kwiatkowski vincendo l'Amstel si è già sistemato, o come dicono giù a Napoli, si è già apparato la stagione. È quello che dico anch'io. Vero, secondo me tirano Rowe e Kwiatkowski dopo. Berta, tira, è difficile, è molto quindi difficile. Quindi tu, Berta, tu dici che Ganna farà capitano, quindi? Sì. Ganna e Van Barle e appena sotto i due giovani. Allora, Fede, preferisci vinca Benoit o Van Mark la Roubaix? Allora, Van Mark come Benoit vedi non l'ho neanche inserito, Van Mark. Van Mark non la fa, eh? Ah, non la fa? Allora... Problemi respiratori anche per lui. Avevo visto che era sempre star triste, invece ok. Se vince Benoit la Roubaix, io smetto di guardare la Roubaix. Bene, ragazzi, io vi saluto, devo fare il Rossol. Vai Marcello, fa morire. Buonanotte. Ciao. Mi raccomando, ragazzi, giovedì prossimo. Buona Pasqua. Buona Pasqua anche a te, Marcello. Buona Pasqua. Ciao. Giovedì, mi raccomando. Giovedì, mi raccomando. Giovedì, Ciao. Come diceva qualcuno, puntatone, giovedì. Dopo riveliamo l'ospite. Allora. Siamo rimasti andiamo su Van Aert ora. Bot Van Aert. Questa è l'incognita, questo è veramente il caos totale. Che cazzarola farà Van Aert? Cosa farà Van Aert? In base a come si sentirà farà la sua corsa. Secondo me non va lì a tirare per la porta. Poi magari mi sbaglio, Io gli darei un 3 stelle perché Van Aert, ma io anche 4 io vedo tanti 4 5 4 1 2 se non fosse in forma non ci va. Bravo. Non ci sarebbe andato. C'è. Non va a fare la comparsa e tra l'altro corre senza pressione, la storia che fa Ghegari non è un dettaglio bella. È un fenomeno e se c'è vuol dire che se la può vincere. 5 senza dubbio, 4 dichiarazione pre-gara sono carta straccia. Vabbè, vedo che siamo poi tutti. Poi magari si stacca in meno 100, Io sono in forte dubbio se prenderlo o no, ragazzi, vi dico la verità, perché se prendi Van Aert sprechi un cambio e magari veramente a meno 100 sale in ammiraglia.
Cioè... No, più che altro, secondo me, bisogna chi ha pochi cambi, poi non so il vostro caso, ma deve anche calcolare... No, lo sai il caso di Creatini. Che cosa viene, cioè la Freccia e soprattutto la Liegi, Romandia e in ottica Giro d'Italia, e lì... cambi e uno ne spreca parecchi. Se prendi Van Aert, Van Aert poi forse fa la Liegi e la Liegi fa il Delfinato. Non è, sì, ma il Delfinato arriva dopo il giro, quindi Van Aert, lo so, appunto, se lo prendi deve cambiare. Cioè lo puoi schierare anche alla Liegi, per l'amor del cielo, però alla Liegi Van Aert c'ha Vingegaard e Roglic in squadra. Ebbene no. Van Aert, poi Van Aert è un fenomeno. E le non lo dice. Ma anche all'Ardenne. Va anche all'Ardenne, va alla Liegi ad oggi, la Freccia non dovrebbe andarci. No, ad oggi non andava neanche alla Liegi. Ma è dato alla Liegi partente, poi non lo so, vediamo un altro. È chiaro, ragazzi, se la Roubaix va bene, arriva a settimo, ottavo, ah, settimo. Sì, loro l'hanno aggiunto oggi, perché sì. Oggi pomeriggio ci guardava e non c'era. Alla Liegi però cosa può fare Van Aert? Concettualmente la può anche vincere la Liegi Van Aert, perché comunque però... È un po' duretta, però. C'è Pogacar, eh. È un po' duretta per le sue caratteristiche, è un po' duretta. C'è però è uno che ha vinto, insomma, ha vinto anche su traguardi in salita. Lo hanno levato dalla lista, sì, della Liegi, sì, però c'era fino a prima. Ora non so, no, se c'è fino adesso. C'è, adesso c'è. Tolto dalla Liegi, dicono. Il che mi fa pensare che per la Roubaix ci crede. Boh. In che senso? Cosa vuol dire però Peter Spahn? Tolto dalla Liegi, che mi fa pensare che darà tutto per la Roubaix, perché in forma per la Roubaix preferisce concentrarsi su questa corsa qui, probabilmente, più che per la Liegi. Capito, ma si concentra su questa e poi dopo vediamo. Cioè, non viene esclusa la storia della Liegi. No. Allora, noi Van Aert lo mettiamo a 4, put Van Aert a 4, accanto a Van Barle, Laporte e Christoph. Anche se Christoph lì lo metterei a 3, però vabbè. No, Christoph a 4, dai, per... allora hanno detto sì in chat, che te lo dico. Su PCS Van Aert per la Liegi c'è, dice Samuele, infatti c'è, si è visto prima. Comunque, a proposito di Jumbo, Roglic come sta? Abbiamo informazioni su Roglic, male al ginocchio gli sta passando, è sempre mezzo e mezzo, non si sa, non ho alcuna info. E invece Alaphilippe come sta? Giusto così per la prima parentesi. Sta schiantato dall'ammiraglia della sua ammiraglia. Per la Freccia manca sempre un po' di giorni comunque. Sì, ma è, anche se non fosse nulla caduto, non è che ha fatto una gran bella gara. Cioè, non era proprio... Comunque, Van Aert ceduto, non lo riprendo e mi gioco sto rischio. Ok, allora, andiamo su Casper Asgreen. 4. Io gli do 3. L'ho visto in ripresa. È in ripresa. Non ci sono le salite che secondo me sono il suo tallone d'Achille quest'anno. Però insomma la strada bianca, qualcosina in più ha fatto, insomma, degli strappi. Comunque. 4-3. Vediamo, per ora vince il 3 di poco. Christoph sarà protetto dal cielo, 4 stelle meritate, Davide Cesaroni. 4, 3, vedo tanti 4, allora Asgreen 4. Sì, effettivamente Fede e Christoph, dai, abbassiamolo, adesso ci sto pensando, insomma, 4 è troppo. Christoph, no. Lo mettiamo, dai, sì, dai, Christoph troppo, è eccessivo 4, dai. Cioè, non posso vedere Christoph accanto a Van Aert, onestamente, o Asgreen. No, 3 va bene, 3 comunque ha fatto un buon cambio. Ci sta, dai. Ci sta, 3. Ma aggiustato così. La categoria 2 è quella dei mezzi corridori, c'è una sfilza. No, cioè, i primi due sono un qualcosa che... Cioè, vedere due stelle su Polit. Allora, ti avresti dato meno. Su Trentin. Ed è così che Cristo vince la Roubaix, Freccia. Grande Amadeus. Allora, siamo su i 3 favoriti, diciamo... dai bookmaker, diciamo così, Pedersen, Kung e Van der Poel. Mats Pedersen 4. Per me uno ce ne ha 5, gli altri sono 4. Il solito 4 per Pedersen. No. Però è caduto l'ultima tappa della corsa francese e bisognerebbe capire
come sta? Quali, io vedo addirittura dei 5. Gabriele Sama dice 5, però vedo tanti 4. Tutti 5 stelle, vanno più 5 stelle plus. Se non fosse caduto, gli avrei dato 5 anch'io. Ogni gara si lamenta che non è andato bene qualcosa, credo che si riferisca a Pedersen. Comunque vedo tanti 4 e 3, 4 e 3, qualche 5, sempre hype, ma poi non fa mai niente. Allora, diamogli un 4. Rischio. Diamogli un 4, ci sta, per ora mi piace questa tier list. Abbiamo Stephen Kung. Per me è 4 e mezzo. Nel frattempo, ma 5 cosa, zio Pera? 4 e mezzo. 4 guadagnati sicuro. Ale RR vede 5 più addirittura. Per Kung? Addirittura, sì, 4 e mezzo. Amadeus mi segue a ruota con quel 4 e mezzo. Stefan Kung, Stefan Kung. 5, 3, 3 e mezzo, è uguale più o meno, guarda, vedo più o meno le solite robe di Pedersen, insomma, più 5 però per Kung, io vedo molti più 5, Pedersen era più, ragazzi, 4. Ragazzi, Kung è in super forma e questa gli, cioè, è perfetta per lui. Allora guarda, facciamo così, dai. L'unica cosa è che non ha... La chiudiamo così. Non ha la volata e quindi non può avere 5 stelle. La chiudiamo così e mettiamo, però guarda, ora facciamo l'ultima cosetta, mettiamo in ordine, ogni riga la mettiamo in ordine su chi è favorito della riga. Io metterei Van der Poel prima di Kung. Sì. Sulla seconda io metterei Van Barle ultimo. Pedersen, Asgren. No, Asgren. Van Aert. Bah, io Van Aert lo metterei qui, giusto perché comunque arriva da quel periodo di cacca, ecco. E perché alla Rubé statisticamente ancora non ha fatto grandi risultati. Poi, statisticamente c'è prima o poi... Vabbè. Christoph Giustoli, giusto. Matthews, Lampaert, Stuyven, Ganna. Stuyven. Alla Ganna lo mettiamo qui. Stuyven, passo anche 2, anche 3. Cosa? Stuyven secondo, terzo Ganna, quarto Matthews, quinto Lampaert. Così, io farei, dici... così. Sì. Okay, tanto poi... Matthews non la vince, questo mi pare chiaro. Più probabilità Lampaert di Matthews di arrivare davanti per la comunque capacità che ha, allora, a 2 c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Nel frattempo dicono Beno 7 stelle. A 2, se volessimo fare un ordine, mi interessa. Metterei anche Senechal, potrebbe forse, perché in salita non va, ormai si è capito, però è tutta pianura più o meno. Van Avermaet comunque si potrebbe piazzare. No, Turgi. Polit in fondo insieme a Trentin. Ahimè. Anche se la UE non ha nessun altro, quindi forse... Però non ha la gamba. Lui farà il capitano, però effettivamente sì. Non ha una gran gamba, almeno mi sembra. Dai, più o meno. Sotto possiamo lasciare così. Sì, sotto random. Dai, metti Cortina davanti, per favore. Gli altri sennò... qui si lascia così, la Liga 2 si lascia così, la Liga 2 stelle. Ma sì, dai, più o meno. Più per meno. Cortina davanti, Sagan. Dobbiamo mettere in ordine anche quelli a zero. No, quelli a corna. Cortina, Degenkolb, Terpstra, guarda Bissi che gli voglio dare una possibilità, se va in fuga così ci sta, da questa no, è dai, no, no, Sagan per favore mettilo davanti a ma non, a forse Degen. Non c'è, capito? Vabbè, mettiamo Sagan va messo qui a prescindere, sì. Poi se non c'è salta, forse in Merlier non c'è, no? Non c'è mica Merlier, no, c'è Merlier, corre. C'è Merlier, c'è? La fa? Sì, la fa. Che culo. Fa. Ma non farà niente, ragazzi, meglio, dai. Allora, chi manca da questa tier list? Potrebbe essere appunto Haller della Bora, Hausler della Bahrain e Langeveld della EF e i due giovani della Ineos. No, dai, per favore, Langeveld no. Turner e Sheffield. Questi sono
cinque nomi che mancano qui sopra, ecco. Tiller me. Manca. Tiller potrebbe mancare, sì, però io non ce lo metto perché no. Secondo te, Berta, il tuo uomo Madouan non fa niente? È un po' leggerino, Io l'ho leggerino, visto in altre cose. Non abbiamo sentito. No, ma poi lì si va su Kung... Diretti. 100%. E Van Gestel cosa potrà fare? Chiedono. Van Gestel capitano alla Total? No, capitano lo dicono loro, capitano alla Total. Per me è Turgi comunque. Che cadrà e quindi manca anche Teuns, Dylan Teuns, però è la prima partecipazione, ragazzi, a questa Roubaix, e poi Teuns è uno da Fiandre o da Ardenne? Sì, più da salite. Non lo so, Teuns qua non so cosa può fare, sinceramente. Wright della Bahrain, sì, ci può stare. Ma c'è Ackermann? Ackermann che addirittura Ackermann capitano. Perché? ma per favore. Sì, anche Molano e Ackermann. Cioè, rendetevi conto. Sì, cosa vanno a fare? Bah. Che grandi gregari che ha capitano, che ha perché assolutamente l'hanno messo nella pagina principale della squadra su Instagram. Pasqualon, mezza stella. Questa è la tier list, diciamo, degli uomini principali da giocare. Riassumiamo: Van der Poel e Kung 5 stelle, 4 stelle Asgren, Pedersen, Asgren, Van Aert, Laporte, Van Barle, 3 stelle Christoph Stuyven, Ganna, Lampaert e Matthews, 2 stelle Moritz, Senechal, Van Avermaet, Tuggi, Kwiatkowski, Stibar, Kampenaerts, Trentin e Polit, è la categoria, diciamo, principe, quella 2 stelle. Una stella in dubbio Sagan, Cortina, Bissiger, Degenkolb, Terpstra e Gilbert, e qui ci mettiamo anche i giovani della Ineos, Turner, Sheffield, ci mettiamo anche Teuns, diciamo questa è la 1-2, la categoria di tutti quelli che mancano, che potevano essere papabili, ecco, Tiller, li mettiamo tutti, insomma, in categoria 2-1, ecco, le prime tre categorie sono queste, e poi le corna, che stanno a significare i corridori senza nessuna possibilità. Delusione Oliver Nasel ormai da anni, e delusione della stagione Holgaard e Florian Vermeersch. Fede, per chiudere posso dare le quote della SNAI, tanto per rendere conto. Certo. Della Roubaix. Molano tira giù tutti sul pavè. Bellissimo. Allora, Van der Poel a 4. Ma che Van Aert a pedalare sul pavè. Ma che mazza a pedalare sul pavè. Il riso. Allora, Van Aert, Pedersen 5,5, poi abbiamo 12 Ganna, Asgren e Laporte, Kung a 15 solo, non male. E a 25 Van Barle, Senechal, Lampaert, Christoph, vabbè, qui assegnano anche Pidcock, ma non c'è. E via tutti gli altri, Moritz a 50, Bissiger 75, non c'è, quindi altro qui non la danno, comunque non c'è. Luca, hai ragione, perché ma su Twitch ora daremo la notizia, cosa succederà su Twitch, ve la diamo adesso in diretta, prima vi diciamo l'ospite della live, perché ho visto che, aspetta, c'è stato, vediamo un po', perché il frigo ha rinnovato l'abbonamento, quindi grazie, e mentre anche Luca Boreggio ha rinnovato l'abbonamento di livello 1 per un mese, totale di 2 mesi. Grazie Luca Boreccio e grazie il Frigo che hanno rinnovato gli abbonamenti stasera, quindi grazie mille anche dagli utenti del canale Viola. Detto questo, allora, le due notizie, poi andiamo un po' su altri temi. Allora, giovedì prossimo ci sarà un grande ospite. Un super ospite. L'ospite. Internazionale. Si chiama... Vediamo un po' chi lo indovina. Si chiama Anatoli. Chissà.
E di cognome come fa? Vediamo un po' chi è il primo che scrive il cognome. Anatoly Tarocco. Anatoly Tarocco. No, non è lui. Trubin. Trubin? Chi è Trubin? No, non è Trubin. È lui. Sì. Anatoly Contador, nuovo nome. Francesco Astengo ha scritto prima di tutti Budiak, poi l'hanno scritto tutti Simone, Samuele, Antonio, Luca. Ragazzi, no, allora, a parte gli scherzi, è un po' l'idolo un po' da queste serate Anatoly Budiak, che tra le altre cose, ora vediamo un po' quanti follower è arrivato, infatti, perché noi l'obiettivo era farlo arrivare in live con 1000 follower, vediamo un po'. Adesso non defollowatelo. Ragazzi, 881, ha fatto 100 follower, però possiamo fare di più. Sì, Anatoly, dai. In una settimana dobbiamo arrivare a 1000, assolutamente. Ragazzi, siamo in 314 qua ora in live, no? Sì. Allora, io sono convinto che almeno 100 di voi non lo stanno seguendo, quindi andate e cliccate follow sul profilo di Budiak. Poi dopo la diretta di giovedì potete followare. Non vi costa nulla mettere il follow a Budiak. Voglio vedergli aumentare i follower così... Dai, ragazzi, aumentiamo 882, sta aumentando i follower. Grandissimo. Lui ogni giovedì vede che aumentano i follower, non capisce perché. 885, sì, ogni giovedì aumentano i follower. 885, 886, dai, grandi ragazzi, cazzo, dai. Quindi, no, volevo dire che Fede sta facendo dei corsi di ucraino per prepararsi a parlare con lui. Sì, no, in realtà giusto. Ci sarà un suo compagno di squadra, che tra l'altro è anche un ciclista abbastanza forte, che parla un po' italiano, un po' inglese, quindi insomma in qualche maniera faremo questa intervista a Anatoly Budiak. Chi è il suo compagno? Non mi ricordo, però è uno. Possiamo dirlo il nome? Sì, tanto. Sì, credo di sì, lo so. Yegor Dementiev, che è un campione paralimpico. Più volte campione del mondo, credo che abbia partecipato anche alle Olimpiadi e forse anche ha vinto una medaglia olimpica. Lui parla italiano e inglese. No, compagno di squadra, scusami, è di nazionalità, perché è ucraino. Sì, no? Sì, nazionalità. Ah, no, ok. No, sì, ho detto compagno di squadra, no, scusa. Compagno. Facciamo la reunion della squadra lì thailandese, dove cazzo. Quindi... saranno tutti e due, quindi almeno abbiamo risolto anche il problema della lingua. Ma della Israele, perché lui non parla benissimo neanche inglese, no, non parla niente, parla solo ucraino, quindi è così. E poi che cavolo volevo dire? Ah, su Twitch, ragazzi, cosa faremo? Sono malesi, quelli da Telangana. Allora, malesi, thailandesi. Ci si fa Instagram solo per Budiak, è giusto, è giustissimo, assolutamente. Quindi Budiak giovedì prossimo, che tra l'altro prima della Liegi, quindi cioè proprio... Sì. Potrebbe ricevere un invito all'ultimo secondo. Sì, detto questo, ma vogliamo commentare i grandi risultati? Esatto, proprio io volevo proprio arrivare lì. E ora ci arrivo, quando si va ora si fa la parte finale. Cos'è, un concerto? Concerto benefico? No, è la squadra dopo la Tarrengano, la nostra squadra. Ma perché l'altra volta sei andato a letto? È la squadra tedesca sponsorizzata da Winning Eleven, Ispro, il vecchio gioco della Konami, sì. Che è concorrenza, sì, di FIFA. Praticamente, sì, hanno tutti i ciclisti veri, tipo Gino Lino e Giuliano Alaphilippe. sì, hanno tutti i corridori veri, forti, che però corrono sotto il nome Fasulli. Esatto, sotto passaporto Fasullo. Quindi la Bike Aid, diciamo, è la squadra principe, diciamo. Allora, su Twitch cosa succederà? Praticamente abbiamo dei ragazzi che ci daranno una mano. Durante il Giro d'Italia, che faremo le dirette serali, cercheremo di rimanere quantomeno nelle 2 ore di diretta, quindi in teoria... Ah, non 9... 45 minuti sono già diventati 2 ore. Sì, ormai, vabbè, non raccontiamo stronzate. Allora, dalle 9 alle 11... Mi immagino già con le flebo attaccate, sì, no, per 2 ore di diretta tutte le sere. Tappa 19, tappa 20, siamo morti. No, allora, aspetta, perché ora è bello, perché ora Alberto non sa. Perché non ci sono solo le 2 ore, capito? Dopo passiamo la palla. Allora,
prima del Giro d'Italia, no, nella diretta prima, faremo insieme a voi della community, della chat, sceglieremo la squadra da far giocare a, a quei ragazzi che ci danno una mano su Twitch a Pro Cycling Manager. Quindi cosa succederà? Dopo, le, dopo la, il processo alla tappa del Giro d'Italia, dalle 9 alle 11 si spera, quindi c'è poi alle 11 tappa, si stacca e si va tutti su Twitch perché si corre la tappa del giorno dopo. Quindi... siete matti. Cioè fate tipo 6 ore fino alle 2 del mattino. No, 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 alla, su Twitch, su Pro Cycling Manager per correre una tappa ci metti 20 minuti, mezz'ora al massimo, so, fra chiacchiere, pigliarsi per il culo, sì, 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 ma fai veloce. Chiaramente, sai che non saranno 20 minuti. No. Vabbè, ma infatti i ragazzi che ci danno mano su Twitch sono stati avvertiti che dall'11 a mezzanotte, poi magari si inizia all'11 e 20 si finisce a mezzanotte un quarto. Sì. Però dalle 11 a mezzanotte tutte le sere tranne i giorni di riposo. Il giorno di riposo no, però, però magari se, se magari si va sul fine settimana e non si può fare la tappa il venerdì o il sabato sera, ma allora giovedì se ne fa 3 di fila di tappe, perché non ho capito, scusa. Se magari alle 11 venerdì, alle 2. Se il venerdì e il sabato magari non si fa, si fa un processo alla tappa più corto perché magari è venerdì e sabato e magari su Twitch ragazzi non ci sono, il giovedì si sa prima e si corre 3 tappe in modo tale che la domenica poi siamo pari. Cioè, quindi noi le anticipiamo le tappe o la corriamo? Sì, noi la sera si corre la tappa del giorno dopo. Chiaramente avremo una squadra immagino ridicola perché la sceglieranno i ragazzi della chat qui, quindi mi immagino che squadra si farà. Ora devo inventare un modo per scegliere i corridori, ora vediamo. No, ti dico no, solo che alla notizia della post diretta del processo alla tappa anche la Gioconda del Berta ha cambiato espressione, visto proprio Antonio. Mamma mia, che notizia. No, vabbè, ma noi non ci saremo, cioè noi siamo, sono due ragazzi, poi ve le presentiamo, eh? Saremo dietro le quinte, però spero no, almeno alla fase aspetta, alla Luca forse si salva. Ma te, Berta, verrai con me su Twitch, cioè con queste, con le finestrine laterali, a commentare la tappa. Questo non mi era stato detto, eh? Lo garantisco. No, quindi, oh, vabbè, tanto sarà una mezz'oretta di solito. Però andiamo col mullà, insomma, si fa Ducazzati, si fa attaccatizio. Ti guarda come viene fuori. Viene una cosa carina. Ecco, infatti, cosa gli ho detto ai ragazzi in chat l'altro giorno, quando ho chiamato i ragazzi lì che giocheranno per noi, gli ho detto ragazzi occhio perché mi sa che ci tocca prendere questo coglione, e infatti vedi già vabbè già, ma lo mettiamo a tirare nel primo chilometro, io te lo dico, ma io tra l'altro ci avevo già giocato, ma posso io in telecronaca dare dei suggerimenti? Certo, noi gestiremo un po' la chat, un po' cioè, no, magari... noi diciamo cosa devono fare. Puntiamo a Cepeda per la maglia azzurra per il miglior scalatore a giro, queste stronzate lì, capito? Si no, punta agli sprint volanti. Però almeno devono correre veramente il Giro d'Italia, perché ho già visto un nome... Piccoli? Sì, ho già visto un nome un po' così. Ma vieni togli le salite anche le tappe di PCM? No, in teoria no. A un certo punto è buio, non si vede più niente. Vabbè, queste sono le due novità. Insomma, giovedì prossimo c'è Anatoly Buliak, l'improbabile di PCM. e poi inizieranno le dirette giocate su Twitch dopo il processo al Giro d'Italia, quindi insomma fa 3 settimane, ecco lì ci stiamo ma preparando. Il livello con cui lo facciamo sarà cazzuto, ovviamente, cioè, sarà un livello... quindi non vinceremo mai. Vabbè, dipende, se poi in qualche modo riusciamo a prendere, che ne so, Carapaz per dire, nella squadra chiaramente Team Fantacycling sarà. Allora con Carapazzi si punta a vincere Giro d'Italia. Chiaramente, magari ecco, facciamo così, non so se si farà con donazione, così, che ne so, mi è venuto in mente, se uno dona 2 euro e si mette Carapaz, se con Carapaz riusciamo a vincere Giro d'Italia, o se uno dice un nome e con quel nome lì riusciamo però a fare dei punti, diamo un premio a chi giustamente ha scelto Carapaz. Secondo me dobbiamo mettere anche un tetto di fantamilioni. Certo. E non so come funziona. Infatti ho detto ai ragazzi che ci gestiscono il discorso di guardare su PCM come si può fare la cosa, se si può fare una cosa a caso o se c'è una cosa. Sai che non lo so.
Sì, si gioca quello del 2021 perché quello del 2022 esce dopo il Giro d'Italia, quindi si fa con quindi tutte lo le faremo patch. Al Tour de France, ragazzi. Al Tour de France avremo un gioco nuovo, avremo un gioco PC, nuovo, sì. PCM 2022. No, si fa con quello vecchio perché comunque abbiamo tutte le patch di quest'anno, quindi le magliette di quest'anno. Però noi correremo con la maglietta Fantacycling, che vi posso dare un'anteprima più o meno, vediamo un po' se ve la posso far vedere. Così ve la faccio vedere, giusto, guardate, due secondi. Due secondi, uno, due. Perché se no, perché se ve la faccio, aspetta, vediamo un po'. Vi faccio vedere un qualcosa di molto veloce. Altro che maratona mentana. Durante il Giro d'Italia sarà sì, una, ma, la baratona ma, creatini ma tu te la sa, ti salvi, non è mica giusto, eh? Io ti voglio anche te, no, anche no. Lui, Lorenzo, da che presenza, no, ogni tanto allora vi faccio vedere la, aspetta, perché non me la fa, aspetta, anche perché Berta, diglielo a Fede, noi avremo ancora una vita. Lui no, no, io no, neanche io, no, lui adesso ce l'ha, sono io che non ce l'ho. Ah già. Allora, aspetta che devo spostarla, che ce l'ho in PDF. Aspetta che... Eccola qui. E... La prima... Quanto costa fa PCM? Ma sarà un quarantino, so. Quello beh, ma ora lo devo comprarlo anch'io, tanto a maggio sono in casa nuova, computer nuovo, e mi metterò già a PCM anch'io. Il destino è quello. E io ci giocavo, però vi presento il disegno delle maglie. Basta, via. Questo è il disegno delle maglie nuove. Fate lo screenshot. Chiude. Sa di Jumbo, sa di Jumbo. Avete visto la maglia che useranno al tour? Sì. L'ho fatta apposta per metterci in difficoltà quei bastardi, perché è irreplicabile. Cioè, una roba. Come si fa a replicare una maglia del genere? Comunque, quella che avete visto è una bozza più o meno definitiva della maglia nuova di Fantacycling, e sarà una delle due maglie, perché la seconda, quella è la maglia base, la premium. Risparmiamo. La premium ve la sveleremo poi successivamente, che è una figata allucinante. Quindi questa è la maglia base che andrà a sostituire la maglia dell'anno scorso di Velo Plus. Qua fanno una domanda... No. Ma arriva anche lo studio. Allora, prossima novità è che abbiamo acquistato stasera due microfoni, una videocamera, delle luci, e un altro po' di roba, perché abbiamo trovato uno studietto per tutto il Giro d'Italia, quindi tutti i video, o quasi tutti, saranno fatti poi in uno studio tipo quello di GCM, per capirsi. Però insomma, 10-15 giorni lo inauguriamo. Poi, ma alla fine è dal fratello. Per ora sì, poi dopo si troverà un altro posto. Che chiudete di fretta a fare, che posso tornare indietro nel video? Che chiudete di... No, non si chiude. Poi, Fede, ma no, seriamente, perché non fate una polo? Ah, ok. Sì, vabbè, lo so, era un po' apposta, Amadeus. Fede, ma seriamente, perché non fate una polo per voi conduttori? Allora, si fa delle maglie in collaborazione con un brand simpatico, dove ci associamo, le presentiamo tramite un video YouTube che stiamo facendo, e noi si spera entro il Giro d'Italia di uscire con queste magliette. Saranno 5, tre o 5, che rappresenteranno dei momenti del ciclismo, però non sono magliette Fantasacchi, sono magliette fatte con un brand che fa già delle magliette così per il calcio, ma le farà con noi in ambito ciclistico. Si fa questa prova e sono magliette fighe, sono belle, sono t-shirt, ma belle, cioè non sono magliettine del cavolo, ecco. Ma 5 per grande, chi? Insomma. Per chi le magliette? No, perché sono 5 rappresentazioni di ciclismo in queste maglie. Noi non ci siamo. No, chi è che ce le spedisce? C'è sempre il problema della spedizione. Poi bisognerebbe ragazzi, pistolero, se amicizia del cappellino. Il luogo è lo stesso, verrà il luogo è lo stesso, però ci presenteremo in una veste, diciamo, insomma, con i controcazzi, più professionale. Invece Lore, io e te rimarremo in collegamento con la Gioconda qua. Sì, voi sarete in collegamento. L'albero di Natale.
Il Mullah saremo con uno sfondo più da studio, insomma, quelli seri. Mullah è in Germania, torna a fine settimana. Poi quindi sarà il garage. Poi, ragazzi, complimenti, state facendo un sacco di figate. Ma ragazzi, io non mi spoilerò niente, ora loro due lo sanno, stiamo parlando anche con, insomma, con degli sponsor che credono, attenzione, nel progetto, anche grossi, però nulla, cioè speriamo di tirar fuori anche belle collaborazioni da qui in avanti, però non vi sveglio, anche domattina c'è una chiamata importante, speriamo, non ci si mette tutto l'impegno, per ora io in primis ho investito tanto tempo e denaro e si sta lavorando a gratis, però insomma si fa con piacere. Poi Fede, le maglie, appoggiatevi a Slopine, tanta roba. No, poi lo vedrete, ragazzi, sono tutte ditte, aziende che stanno facendo un bel lavoro. L'azienda che ci farà le magliettine è un'azienda che è già da qualche anno nel mondo del calcio e sta andando molto bene. E quindi si fa una bella collaborazione. Poi con la P6, come sapete, avete già visto dall'app, sono entrati con noi a sponsorizzare l'app e faremo la maglia, come avete visto prima, due modelli, il Basic e il Premium, che saranno, il Premium è veramente una cosa stranissima, poi lo vedrete, è una follia totale, e sarà un tessuto migliore, quindi cioè roba, io sono andato a provarli, io sapete che vado in bici insomma per passione a livello amatoriale, e sono andato a provare i tessuti, e rispetto al tessuto dell'anno scorso, che era una maglia così un po' goliardica, una maglia normalissima per andare in bicicletta, queste hanno anche un tessuto da un certo livello. Quindi, perché a me piace andare a giro con la maglia Fantasaki, ma voglio una maglia bella che insomma, perché che, sennò dopo perde watt, che sia professionale anche, dai. Bravo, ci hai indovinato, se già lo conosci, ottimo. Poi Fede, quindi soldi per il microfono, no? Sì, i soldi per il microfono l'abbiamo spesi ormai, quindi guarda, devo inviare l'ordine stasera su Amazon. Però non sarà proprietà del Mullah il microfono. No, è proprietà Fantacycling, però lo darò al Mullah, perché quando sarà a casa, siccome è un microfono che si attacca anche via USB, lui avrà l'onere, il dovere, l'obbligo di attaccare un microfono decente quando sarà a casa sua. Non lo so se verrà rispettato. Mi raccomando, anche la connessione è importante. Allora, la connessione, ho comprato anche un cavo Ethernet di 5 metri, quindi io mi attaccherò direttamente al modem, quindi col cavo Ethernet in teoria non si rischia nulla, o si rischia meno, ecco. Però ragazzi, qui le connessioni, qui Ponte d'Era, Carcinaia, fanno cagare, quindi finché non arriva la fibra quella fibrosa, è così, cosa? No, ti sei leggermente frizzato. Scusate, quando arriva la fibra quella bella, no, l'appello, allora, io voglio la maglietta sulle foto Mullah, con l'urlo di Mullah. Non credo, Berta, ti abbiamo beccato con la maglia di Topolino, ti sei alleato con lui, infatti è un traditore. Sì, è un segnale di pace, però il Mullah è in Germania alla ricerca del nuovo Anche Bill Gates iniziò dal garage, io direi anche la Apple iniziò da un garage, e anche noi abbiamo iniziato da un garage, proprio è un garage. E poi noi invece ci siamo rimasti nel garage. Sì, ma noi siamo, vedrete uno studio diverso, ma è sempre nel solito posto. Sullo sfondo dello qui studio... Qui si allargherà l'inquadratura e vedete il garage. No, ma ci sarà un quadro del maiale di Selvatelli. Attenzione, poi, il quadro che doveva fare per l'Alzini. Sì, anticipazione del possibile ospite al processo della tappa del giro. Ce ne sarà, Lorenzo sta lavorando. Vabbè, sicuramente il Magro un paio di volte verrà, anche l'accoppiata Belli Panchetti torna, ci sono, dai, loro se ne sono buttati giù diversi per il giro, quindi, allora, non, magari non tutte le sere avremo ospiti, però sicuramente avremo una ragazza che ha vinto una gara nelle donne recentemente. In generale, senza dire chi è, però una ragazza che una donna che corre nel paese, che ha vinto. Beh, Martina comunque tornerà anche, no? Martina ormai non è nemmeno più un ospite, è una di noi. Quindi... Michael Valgren che dice il Mullah è in gita, sì, è in gita, sì, con la donna. Sì. Il microfono che fa le voci con quelle dei Marrucci, spero. Sì, anche, chiaramente, l'effetto prete. Arriverà anche il limatore.
ho trovato un nuovo lavoro per te, Fede, per fare il nuovo Garzelli per la ricognizione della tappa. Sì, il problema è che, ragazzi, io ho anche un lavoro nella vita, e se vado a fare le ricognizioni, poi però, cioè, non so, Fantasacchi me le paga veramente bene. No, le potrei anche fare le ricognizioni della tappa. Faccio 3 metri di salita, poi salgo in macchina, poi vado altri 3 chilometri avanti, rifaccio altri 3 metri e così via. Il sindaco ti ascolta, stai attento per la wifi, sì, ma tornando seri, vogliamo parlare del percorso scandaloso del Tour of the Alps? Non è un gran percorso, lo trovate nell'app perché è già stato inserito, quindi nell'app lo trovate, anche se fate solo il campionato, comunque se andate nella lista degli eventi trovate il percorso del Tour of the Alps, sì, non è ma anche tutti gli anni non è così difficile, pur potendo fare che cavolo li pare lì in quelle zone lì. A livello di salite difficili ce ne sono tantissime, non è un granché. Anch'io sono del parere di Simone. Non voglio stancare troppo quelli che vanno al giro. Ci sta. Garage i 3 attaccati con la mascherina e dietro attaccato un lenzuolo in Fantasaghi in 4-5 live e solo io che facevo domande. Che ricordo. Inizio, sì. Era quando si faceva quelle dirette lì, che le trovate sempre nel canale perché le abbiamo lasciate così per ricordo. Sembra un'era geologica fa. Nemmeno due anni fa. Esatto. E praticamente facevamo la diretta Instagram con l'iPad e dove non si sentiva niente, cioè praticamente non si parlava. Non si sentiva. Ma è vero, c'era la diretta Instagram che durava un'ora. E poi dopo c'era solo quella si faceva la diretta Instagram e praticamente si parlava con l'iPad e poi si faceva la diretta YouTube e Facebook col computer, si faceva all'incirca un centinaio su Instagram e una trentina tra YouTube e Facebook, 40. Possiamo dire che è finito lo shadow ban? Sì, possiamo dirlo, però ancora ni, perché se si cerca Fantasacking sul tasto cerca ancora non è dei primi, quindi si può fare le dirette Instagram adesso, sì. Le foto viaggiano un po' meglio, sì, però ancora non è... Pensate, ho segnalato la foto di Topolino un mese fa e c'è scritto sempre sotto un operatore sta controllando. È un mese che stanno controllando quella foto, accidenti a loro maledetti. Fede, ti giro una foto via WhatsApp se riesci a metterla. Sì, accoppiata maiale Sbaragli. Quella fu un errore di Lorenzo Marrucci che invitò al maiale quando ci sapeva Rota e Sbaragli che andavano al Tour de France e invitò al maiale. Cioè, e dissi, no, ma che cazzo fai? Lore, ma inviti il maiale? E lui, no, ma non sapevo. Qualcuno ci ha indovinato, bravi ragazzi. Baccani al Torso Duro e lo te ci sarà. che ricordi. La inoltro, la faccio vedere a schermo. Questo, non, io le lascio questi video qui, però sarebbero quasi da cancellare. C'è quasi vergogna. Berta, ti ricorda adesso che la mette online l'immagine, se ti ricorda qualcosa quell'immagine lì. Adesso vediamo. Meraviglioso. Intanto si è frizzato con la sua bellissima collezione. No, è che quando condivido una foto tra cellulare e trasmetto, salta tutto, tra iPhone e Mac, salta tutto, non so per quale motivo, non lo so. Non resiste. Sì. La foto è questa, è vero. Vabbè, guarda che quel telone lì dietro, in realtà quel telone lì è un PVC, che si è pagato uno sbotto, 100 euro mi sembra, una cosa del genere. E gli si disse a Lorenzo Marrucci, gli disse, guarda, facciamo un background, ma di quel PVC duro, sai, quello duro, no? Che sia solido, un bel quadratone che si appoggia al muro. E praticamente Lorenzo ha fatto un tendone, quello da camion, la presente camion, e ha fatto, ma Lorenzo, cazzo, fa il PVC duro che si appoggia al muro e rimaneva... Per reggere sto tendone, sono andato a comprare dei pezzi di legno per tenerlo dritto, ma non c'era pezzi, si cascavano addosso da dietro. Quindi c'è tutta la roba per reggere quei pali. Quello è stato un errore. Questo video possiamo utilizzare magari sul Giro della Toscana, quando passa sul Serra, si mette questo tendone in cima al Monte Serra. Esatto. Quando passano con sì. Ma e quindi come sarà lo studio? Cioè... Hai presente il metaverso? Hai presente il metaverso? Ecco, sarà quella roba lì. No, non lo so. Con lo stesso tendone, spero. No, si fa un background di
o di, sul legno o su mattoni, quello c'è sempre da prenderlo, tanto si prenderà dei pannelli. No, si fa... io voto il tendone. No, il tendone è osceno, dai. Poi la ditta, vabbè, si prende degli scaffali e ci si metteranno un po' di prodotti, le magliette nostre, così un po' nel background per riempire un po' la scena. Però, vabbè, poi la scrivania, i due microfoni, no, sarà una cosa ganza, carina. Perlomeno quando si fa i video anche preregistrati, la qualità ha un suo perché. Poi nelle live magari non sempre lo utilizzeremo, perché comunque il Mullah si sta vicino, io il Mullah dove è lo studio, però magari non tutte le sere potremmo andare lì. Questo è quanto. Allora, se Lorenzo ci abbandona, io e Berta andiamo sulla ultima rubrica. Ranking. Volevo solo lanciare un appello sulle foto, perché sarebbe carino durante il Giro d'Italia, se chi ci ascolta va a vedere le tappe dal vivo, mandateci foto, taggateci sui social. No, e scrivete sulla strada Fantacycling. Scrivete Fantacycling, un cartello, uno striscione, una scritta sulla... Allora, questo appello strada. Lo dobbiamo fare quando ci sì, siamo... Sì, sì, però... Scrivete Topolino merda, avanti. Cioè, cosa no! Mi... No, che è appena finito lo Shadowban. No, è bellissimo. I love, tipo, bellissimo, tipo, Fantacycling maggiore, col segno del maggiore, e poi accanto Topolino, sai? Sì, bellissimo, la televisione. Vedete il vecchio tendone di Fantasia? Vendete il vecchio tendone di Fantasia all'asta? Forse un giorno. È un faremo. Cimelio. È un cimelio. Al momento siamo legati a quel tendone inutile, ma ci siamo legati. Su bike sembrate gli omini di The Sims di Morte. Saluto sì, Mauro Vini. Sì, su bike anche su bike il nuovo studio sarà fatto anche per bike, perché durante il giro chiaramente non saremo in grado di fare il giovedì una trasmissione contemporanea, quindi probabilmente o faremo qualcosa molto rapido ogni sera dallo studio, oppure faremo la puntata solo nel giorno di riposo. Anche lì c'è da decidere su bike cosa facciamo. E sì, e boh, si spera che poi l'accordo con questo sponsor che deve entrare vada a porto, perché non saremo ancora solo su bike, però boh, vediamo, ditte grosse per ora siamo solo su bike. Quando poi arrivano le ditte grosse sono troppa burocrazia e magari ci vuole troppo tempo per fare le cose. Vi manderò in video dalla zona VIP del Fedaia vinta con esperienza. Vabbè, giusto, assolutamente. Ma in quella tappa lì, Simone, sì, perché lui cos'era, Milano Sanremo? No, cos'è che si dava il premio? No. Alla strada bianca. Alla Sanremo, però alla strada bianca. No, la vincevi quella per la Sanremo. Al Sanremo ha vinto Eugenio, no? Sì. Che è stato forse il secondo ospite. No, era primo, secondo e terzo. Il primo secondo diceva, secondo me, la tappa secondo di... Secondo la tappa genitale, il terzo uno la partenza e uno l'arrivo. No, non è RCS, è un altro. Con RCS comunque ci abbiamo già collaborato tutti gli anni, perché siamo, durante il Giro d'Italia, siamo l'app ufficiale del Giro d'Italia. Però anche con RCS è molto complicato collaborarci. Siamo ancora piccoli per collaborare con queste aziende qua, però un giorno ci collaboreremo. Comunque, in maniera massiva. No, mandate, vabbè, siamo... mandate. Sì, sì. Allora, esatto, questo appello va ripetuto, ricordato. Sì. Facciamo poi sui soldi. Alessandro Bianchi, ho vinto l'arrivo al Giro d'Italia. Sì. Simone, è arrivato secondo o terzo, perché il primo Bravo. Vinceva Milano Sanremo. Allora, andiamo sulla rubrica... Ti lascio al ranking. Vai. La rubrica preferita di chi non c'è. Esatto, la rubrica preferita, però anche io mi sono affezionato. Perché scopriamo sempre queste... No, però aspetta, da prima l'ora, prima di andare via. No, fagli vedere, no, però allora non va letto se non vede qualche nome della Bike Aid. Allora, io ti condivido questa. Allora, questa è quella di quest'anno. E come vedi, dov'è? Guarda lì, la Bike Aid è qui. Però ha perso terreno, è dalla Terengganu. Vabbè, Terengganu, ragazzi, stiamo parlando del 200 top. 200 punti, gli ha dato. Terengganu, stiamo parlando del top, qui. Però c'è stato il contro sorpasso. Mamma, c'è la Bolton. La Bolton e chi è questa? No, la Bolton. Oh, mamma. Aspetta, qui c'è da cercare subito. Subito la Bolton. Esiste? Ma non lo... Io non lo so. Bolton Boutique. Ragazzi, è arrivata la terza squadra. È arrivata la terza squadra, Idolo Black Scope
Pro Cycling. Eccola qui, la nuova mamma mia, aspetta, subito, attenzione, aspetta, bisogna subito rimuovere. La Bolton, ragazzi, sta facendo i nomi. Ma cos'era Bolton? C'era una bella domanda. Boston, eh? Io sapevo Boston, Michael questi. Però... Allora, Austrian australiano. Dicono che hanno vinto i campionati oceanici, eh? Mm. Risultato primo. Corrono solo praticamente nel loro paese, cioè non si spostano, non hanno biglietti. Guarda che magari vanno a fare in Olanda, in Grecia, Olanda, Francia. Allora, che me la gufa, io sapevo, sei te che porti merda, Tiziano, perché sto toppando uno dietro l'altro di acquisti. Qui nasce un nuovo mito. Guardate First Cycling. No, ma questo però spazio ciclismo ci dà quel... Sì, quel refuso in più. Poi si guarda, si fa una roba veloce stasera, poi comunque si guarda, il Mullallo sa già di First Cycling. La Bolton Key Black Spoke Pro Cycling è 21esima. Quindi sì, infatti Bolton della Neozelanda che ha vinto il campionato oceanico. Andiamo a vedere quanti punti davano questi campionati. Esatto, Bolton Wanderers. Ah, è Bolton, è vero, la squadra dei premi, sì. Il calcio inglese, bravissimo. Ma vediamo i nomi di questi fenomeni. Career points, abbiamo Aaron Gate, James Oram, Michael Vink. Michael Wine. Luke Madway, James Fouché. Ryan Christensen. Tom Sexton, Regan Gauff, Mark Stewart. E poi c'è un intruso. Cosa ci fanno in inglese? Cosa ci fanno? Fermi, ecco dove sei Stewart. Sì. Intanto il Bolton sopra la F e la sta. Vabbè, qui ci voleva poco, sì. Onestamente. Sì, poi c'è abbiamo stato il Logan sorpasso Curry, però dalla F sulla Terengganu. Che Curry, tra l'altro, se invece di giocare nell'NBA è andato a correre per la squadra neozelandese. Josh Kench, poi c'è Mitchell Fitzsimmons, poi c'è Ethan Butt, Dylan McCullough. Direi insomma questo qui però aspetta un attimo, guarda le bici che bici hanno. Pinarello, cioè questi hanno i cash, magari il modello che è 2015 o 2014, però intanto ha fatto, ragazzi, 20 punti questo Aaron Gate è giovane di belle speranze, 31 anni. Vi prego, un altro mito da contattare per... No, basta. Aaron Gate. Abbiamo anche James Oram. Attenzione, James Oram ha fatto anche il Tour of Norway. Sì, però è il 2021. Quest'anno non se la sente. Non ha ma chi è che ha fatto punti quest'anno, scusate? Vink? No, Vink sono 7 punti. No, 30 punti. Quindi è Aaron Gate che ha fatto punti quest'anno. Ha fatti lui 20 73 sì. 73 Madway 3 punti 3. Ma scusate, come era fatto arrivare a 1000 questi? Non lo so, dice che ci siano degli errori, punti UCI 50. Ah, guarda quanti gliela dati, vai sotto, guarda la prima tappa, 1167 punti. Dai, ma c'è una stronzata, come è possibile? No. Ryan Christensen è l'idolo nuovo, cioè praticamente basate su una classifica sbagliata praticamente. Ha fatto 1167 non lo so, scusate, ragazzi, probabilmente la gara della Nuova Zelanda, il team time trial vale praticamente una carriera. Noi non crediamo a questa cosa qui, assolutamente, è tutto veritiero e praticamente la gara della vita non è una Roubaix ma è il team time trial del New Zealand. Aspetta che ci dicono che forse è 1.16 perché è diviso per il numero dei corridori. Allora, che partecipano, giustamente Samuele mi manda il profilo di Aaron Gate, io non posso accettare che Aaron Gate abbia più follower di Budiak. È incredibile. Quindi chi lo sta seguendo lo defollowi.
Vai, una vai squadra vedere... che da 1170 punti vale più di tutti. Vai a vedere Fush. 16 punti al chilometro. Vai a vedere Fush. Fush. Fush ha preso chi? 380 punti. Fush ha senza H preso 380. Chi? Come? Fush. James fu il quinto. Cazzo, questo ha fatto due. Mamma, questo sembrava uno e poi butta fuori del boccaccio. Oh, ma questo è giovane, era il 98, Questo sembra un butta fuori. Ma che bestione. Io guardo, vedi questo c'è lo sguardo del butta fuori, guarda con quelle braccia concerte. Con la squadra di Wiggins. Sì, questo è il soprannome, è il butta fuori. Il butta fuori James Fouché. Poi sarà Fouché, perché c'è l'accento. Fouché. Questo potrebbe arrivare alla Ineos, ragazzi. Occhio. Ecco, questo scherzo c'è davvero. 24 anni, ha fatto... praticamente ha dominato... ma chi c'era che a correre qui? Nessuno. Sexton, che è sempre della stessa squadra, mi sa. Ha battuto l'ottimo Gilmore, Zach Gilmore. Anche Nathan Earle era sempre della stessa squadra. Cioè, ma questi corrono solo lì. Cioè, tutti loro sono. Però, no, aspetta che c'è un nome terzo. Occhio, occhio, occhio. No, ritorno dove eri prima. C'è un nome terzo. Piti? Sì. Dell'Equipe Continental. Sì. Segnare questo nome. È forte, forte. Lorenz Piti. Sì, era al Vipera, sono sicuro. Sì, al Boccaccio. Fouché è il loro top. Dicono anche Sexton, 350 punti. Chi è? Sexton. Stiamo veramente parlando del nulla. Che è arrivato come sesto? Come è nulla? È arrivato, quanto, 200, dai, 200 punti seconda. Ma come sesto? È arrivato secondo? È arrivato dietro a quello di prima? No, Sexton è arrivato secondo. Sex. Allora. Vedi che sono già sul pezzo questi. Questo che ragazzi. Però fa punti. Questo sembra il fratello bello di Michel Nieve. C'è anche di Michel Nieve, no? Ma comunque è incredibile che si diano così tanti punti. Cioè, scusami un attimo, questa squadra qui nei campionati oceanici ha già fatto in due 450 punti. Ovviamente, allora io consiglio alla Astana di andare a correre solo in Oceania. Allora su First Cycling vediamo un po' classifiche. Allora mettiamo First Cycling perché dicono che su First Cycling sia io ci credo. No. Quindi allora mettiamo First Cycling. Questa è la classifica punti aggiornata. Il sito lì è bello, comunque eravamo lì per collaborare con loro, però loro hanno meno API rispetto a Pro Cycling Stats, però è un sito anche questo molto molto ben aggiornato. Sulle classifiche è più aggiornato di tutti è questo qua. Vabbè, questa è la vediamo dov'è Fouché in questa classifica. Sì. Non c'è. Allora, però come faccio io a trovare le classifiche national, First Cycling classifica, First Cycling amatori no. Squadre? Amatori no. No. No, che cazzo ne so, First Cycling amatori, First Cycling classiche. Ho trovato un altro nome. National Club. Vabbè, come si fa a trovare però, ragazzi, su First Cycling? Chi è che mi manda su Telegram o qualche parte un link per trovare le classifiche qua su First Cycling? Ma nella home page, allora, dove eri prima, c'era, classifica per squadre. Salzburg dice che Sexton ha smesso con il rugby e ha iniziato con il ciclismo. Ah, vedi? Dov'è? Aspetta. Allora, mi ha dato una disciplina, aspetta. Ragazzi, mandatemi su Telegram se avete l'elenco delle squadre. Vai sul sito della Lanterne Rouge che ha anche i grafici. Siamo al top. Me l'hanno detto in chat, l'hanno detto. Allora. Lanterne Rouge, che è quel ragazzo. Sexton. Scusa. Era dell'Inghilterra, se non sbaglio, del rugby. Mi stanno chiamando, scusate, devo no, salutare. Puoi mettere muto se vuoi. Stanno chiamando
No, per andare a lavorare. Sì. Adesso? Beh, sì. Allora, me la... È già okay, la... Copia link. Non da... Tanto Luca, con questa connessione che ha Fede, la vedo lunga. Però sì, ho capito. Questa lì, io ho preso Coramello, giusto? Coramello. Allora, io ho copiato il tuo link qua, mi dà questo però, aspetta che leggo. Dai, ci sarà altro vicino, ero in dubbio. Allora, Coramello mi ha dato il link, questo è quello che se io apro il link trovo questo. Però c'ho la classifica, io voglio vedere la classifica delle squadre, come si fa a vedere le squadre? È quello, capito? Io volevo vedere le squadre, questa è la classifica per le classiche. Squadre di un giorno, dov'è? Ah, no. World Classic. In alto squadre. Ma è... Gare a tappe. Però non ci sono le squadre, capito? È quello di squadre. No. Vai, dopo ciclisti. Ah, squadre. Qui. Ciclisti c'è squadre. Questa è squadra. Questa, no? No, ci sei già. Oh. Dov'è? Squadre, ok, scusa, sono sdato io. Oh, via, vai. Grazie a tutti. Allora. No, grazie questo, a tutti, grazie a me. Questa dovrebbe essere aggiornata. Squadre 2022 è quella che guardiamo su... Sì. Su, ora, noi però andiamo sulle squadre di quest'anno e vediamo un po' se la bike... La Bolton è qui, ragazzi. La Bolton è qui. Ragazzi, sì. La Bolton, ha fatto 600... Ha fatto 600 punti solo l'ultima settimana. Di più certo. Della Bahrain, di più della Alpecin, di più della Cofidis... Di più della Bora, di più della GDSR, vabbè, non della Total che ha fatto 35 punti. Cioè, ragazzi, ma è una follia totale comunque sta via. Di punteggi? Cioè, dai, cioè una squadra... Solo la Indus e la Jumbo hanno fatto più punti. Sì, grazie Samu, ho visto. No, non mollate un cazzo. No, ho capito ragazzi, ma cioè, è una follia che questi via hanno fatto 5 gare in Nuova Zelanda... E sono praticamente hanno superato la nostra Tarrengano che corre praticamente dal primo di gennaio cioè no, a parte gli scherzi la nostra Tarrengano è abbastanza di no, a parte gli scherzi però cioè, vedere la Bolton che praticamente ha all'incirca soliti punti della 1X c'ha Johannes che sta facendo bene, c'ha Tiller che è arrivato in top 10 in diverse gare del nord. La Bolton ha quasi gli stessi punti della Israel. Cioè, mi sembra una follia. Vabbè, la Israel, ragazzi, stanno non ha fatto niente, però... Potete vedere chi ha fatto punteggi nel dettaglio. Quindi, se io clicco la squadra, posso vedere chi ha fatto punteggi della Bolton. Vediamo un po'. Eccoli qua. James Fush. 395. Tom Sexton. Aaron Gate non è quello che... Ragazzi, è il numero 180 quest'anno, ragazzi. Questo è allucinante. Ragazzi, il butta fuori del boccaccio, domina. Ragazzi, Aaron Gate, sbaglio o è quello della pista? Neozelandese della pista. È un nome che mi dice qualcosa, effettivamente. Sì. A me non mi dice niente. È un pistardo, sì, bravo. Ok, vabbè, la Bolton è la squadra della settimana, la squadra allucinante della settimana che comunque... Allora, aspetta. La Stana continua la sua progressione con una settimana da 0 punti. Stessa cosa per la 1X. Tarrengano è rimasta in 24esima posizione, Bingol scende di 2, Bike Aid è rimasta lì, quindi se la giocano... Diciamo, però aspetta, cazzo, ma la Tarrengano non recupererà mai la Bolton, c'ha 300 punti. Mi sembra di commentare tipo le squadre di Olle e Benji, no? La Toe School, come si chiamavano le squadre? Attenzione alla Bike Aid, la Flynet, la Mappe in classifica al Turchia, Cosa? La Bike Aid ha 2 in buona classifica al Turchia. Però la Stana potrebbe fare punti con Nibali a Sicilia, attenzione, è vero. Sarebbe ora. Bike Aid, poi c'è la Bimbi Hotel, la Pro Touch, attenzione, la Pro Touch, altra squadra interessante da valutare, perché sta salendo posizione, lontanissima dalla,
dalla moto, dal doppio dei punti. Però ha messo nel mirino la bike ahead, attenzione, ha solo 70 punti da recuperare. No, la... no, le perde. Andiamo a vedere la... E c'ha il fratello di Boston Hagen, Basson Gustav. Basson Gustav. Basson Gustav. Ha fatto un settimo posto al Tour of Rwanda, comunque, con Kent della Pro Touch. Vediamo un po' chi è lui. Non c'è nemmeno la foto. Bene. Aspetta, vediamo un po' se c'è. Kent Main. No, peccato, non c'è la foto, ma mi garbava vederlo nel viso. Comunque, vabbè. Niente, vabbè, la Protouch, la Drone Opera in calo, Sport Vlaanderen, l'ultima squadra conosciuta. Attenzione che la Drone Opera Sepulveda, eh? Che è primo... Ragazzi, qualcuno mi sa dire quanti punti si fanno per la classifica generale del Turchia? Ma se un campionato, se una crono di un time trial in Nuova Zelanda da 1120 punti, credo che il Turchia valga 6.000, non lo so. Non lo so. Flynet, Muppet, Tau, la Hot Dog, vero? Quella mi veniva in mente. Occhio anche alla esatto. Bridge Lane, dicono, la Bridge Lane. Vediamo un po' la Bridge Lane, dov'è? No. Touch. Team Bridge Lane, ancora anche loro dell'Australia. Guardate, anche loro ma hanno fatto 300 punti perché sono oceanici anche loro. Sì, e 13 posizioni hanno scavalcato. Allora, il discorso è questo: o ci sono da tutte le nazioni, campionati nazionali, più o meno tutte queste squadre alla fine fanno soliti punti nei campionati nazionali, perché se no c'è una follia totale da tutti i punti lì. PCS dice 200 punti per il Giro di Turchia. Quindi il campionato oceanico conta più o meno di più. No, Pisoni gli fa una domanda interessante. Ma farete solo le tier list d'oro in poi o tornerà il format classico con le stelline? Le formazioni? Allora, no, allora, il format classico è quello... Con il 9. No, allora, le stelline le diamo su Bike Channel, no? Capito? Alle 8. E quindi riproporre la solita foto che diamo un'ora prima su Bike Channel, ci sembrava ripeterci. Quindi, no, i 9. Sì, 9 con le stelline. Quindi per fare un format un po' diverso diamo sempre le stelline, ma facciamo una tier list con la chat. È un po' più divertente. Perché i 9 così, te l'ho detto, le abbiamo già su Bike Channel, chi le vuole vedere all'incirca poi i favoriti le guarda su Bike Channel. Di nulla. Il problema è che considerano tutti i campionati continentali allo stesso livello, ma mettere quello oceanico come quello europeo è assurdo. Infatti direi è una grande stronzata. Cioè bisogna anche dare un livello... Ha fatto 600 punti, ovvero più della metà dei suoi punti... La Bolton li ha fatti questa settimana con i campionati oceanici. Infatti è una follia, cioè una follia totale. La Eolo Cometa nei campionati europei, cosa può fare la Eolo Cometa nei campionati europei? Cioè niente, cosa può fare? Nulla. Quindi in Australia, in Oceania, e nessuno va a correre perché non gli frega niente a nessuno. Comunque 200 punti sono la vittoria del Turchia. Uguale, anzi meno del campionato oceanico. Pensate che stronzate. Vabbè. Che ne dava 2,50. È una follia. Comunque andiamo a vedere le squadre di quest'anno, come sono messe. Scusa, la classifica quella che interessa al Mullah. Al 18° posto c'è la Cofidis, quindi retrocessione, Israel e Lotto ad oggi. E direi anche quasi fra poco ufficialmente, perché gli manca 1000 punti alla Cofidis per raggiungerla. Cioè, tanta roba, eh? Soprattutto perché la Israel quest'anno 1000 e la Lotto tanto tale. La Lotto si deve salvare con Iwan, guarda, l'unica possibilità è quella lì. Le uniche due squadre World Tour fuori dalle 18 sono però le tappe lì. Contano poco sì. La classifica. Poi la Total come Pro Series, c'è la Total, la 1X sta andando bene, la B&B, Bingolf, poi c'è le italiane, la Novo Nordic ultima, vabbè. La Quick Step rimane in testa, ma quest'anno male, io credo che la Jumbo la superi tra poco. Questo è qua. A breve. Ragazzi, Caleb non sta nemmeno benissimo, infatti. Quindi, vabbè.
Team Yuko 69esimo, poi ci andiamo, tanto cambiano sempre, quindi se c'è i campionati cinesi magari c'è una squadra cinese che con questi punteggi V può essere al pari della Ineos tra poco. Così invitiamo cinese poi la prossima volta. Tiziano, fatti cazzi tuoi. No, che 12 io. Meno. Ne ho meno di 12. Infatti mi sa che non posso prendere Van Aert perché rischio troppo. La classifica perde gli inviti automatici. Sì, saranno infatti, della Bolton. Organizzano qualche altro campionato oceanico, saranno della Bolton. Avremo il buttafuori, come si chiamava? Fouché. Avevo Fouché in fuga tutti i giorni al Giro d'Italia il prossimo anno. Vabbè, ragazzi. Allora ci vediamo. Ma la diretta si fa domenica o lunedì, visto che domenica è Pasqua? Non lo so. Gelo. Ragazzi, giusto, visto che siamo rimasti più di 200, dopo 3 ore e mezzo di diretta, non so come fare. Votare. Allora votare. Io ci sarei... Secondo voi, domenica o lunedì post Parigi-Roubaix? Cosa anche preferite? Lunedì è Pasquetta comunque. Quindi... E poi lunedì è Pasquetta, capito? Quindi però, in generale. Secondo me è meglio vero, lunedì. Le Tabis Vanucher regalerà soddisfazione alla Lotto a giovedì. Ma. C'avevo Quintana in una Lega che sono ultimo scandaloso. Detto, vai, con Quintana ho già vinto il Giro di Turchia. Sì. Ma tanto se farà diretta lunedì sarà di più o meno 45-50 minuti. Sì, sicuro. Sarà domenica, una cosa 46 minuti. Domenica e anche lunedì. No, ragazzi, ci dobbiamo tenere per il Giro d'Italia. Che ci abbiamo... Domenica al Boccaccio a Spironore Fouché. lunedì sera, domenica che abbiamo le idee più chiare, lunedì sera, io vedo più lunedì, però siamo lì insomma. Perché poi mercoledì c'è la Freccia. Già. E domenica la Liegi. Sabato, no, sì, domenica la Liegi. Domenica. Sapete una cosa, ma sapete se la Parigi-Roubaix la fanno integrale? Sì. Non lo so con che farina la fa. Vabbè, a me interessa solo lo sport. Sì, dalle 10:30 ho visto passare. Ottimo. Ma se non piove... La Pasqua di Gregorio Magrini sarà in studio. Sarà ottimo. Sarà con la mela mia sul divano. Comunque, io vedo più lunedì che domenica. Ora capiamo. Sì, anche perché magari le start list sono un po' più aggiornate. Ecco, la Freccia ci sta di farla lunedì. Con la Freccia che c'è mercoledì, già con le che sono già connesso lunedì che la statistica è ufficiale. Sì, vabbè, dai, più o meno forse è meglio lunedì, anche perché magari chi domenica, ragazzi, così ci mandiamo in difficoltà. Guardi tutta aperta, ti chiedono, certo. Rai Storm, c'è un po' sulla TV, un po' sul cellulare, però la guardo tutta. Allora, su Alaphilippe non abbiamo condizioni, è caduto, non stava facendo una grande gara, è caduto, era nel gruppo e dalle immagini ha preso una bella botta. Sì. Però, insomma, non sono trapelate notizie di grossi problemi, ecco, quindi... No. Non ha molto tempo per mettersi in forma. No, comunque... Alaphilippe l'ha finita la gara, non si è ritirato. No, si è ritirato. Vediamo un po'. Si è ritirato. Allora, se si è ritirato, sono segnacci. Non lo vedo particolarmente bene. Bravo. Non mi sembra che abbia una gran gamba. Poi magari Freccia e Liegi, che sono le sue corse, anche se la Liegi è arrivato 2 volte al secondo. Tra l'altro ha fatto tutta la preparazione per far bene alla Freccia e alla Liegi. La Giuliana Filippi DNF, sì, alla Brabante DNF. Sì. Ha proseguito per un po', poi si è ritirato. Cioè, quest'anno allora ha vinto la maglia a punti al Giro di Provenza e ha fatto qualche piazzamento. Poi niente, la Drone Classic quinto, vabbè, niente. Poi una tappa all'Izzuria Basque Country dove c'era praticamente solo lui di uomini che potevano vincere. E poi ha fatto due secondi posti e è arrivato secondo, vabbè, nella maglia a punti e poi basta. Cioè, l'anno di Alaphilippe è un po' scarso. Per ora quindi io potrei anche aspettarmi un flop, però la Freccia Vallone
Ho trovato una news. Allora, a parte che hanno multato il direttore sportivo della Quick Step, protagonista di quella, vorrei anche vedere. Ma la Quick 2000 Step, franchi svizzeri. Scusate, la Quick Step, l'autista Quick Step è quello che al Giro d'Italia mise sotto Van Bommel. È il solito? No. Sinceramente non lo so. Gert perché Van Bommel. No, ma non era la Bike Exchange. Era la Bike Exchange che prese sotto uno della Quick Step. Tiziano, ti aspettiamo in live, comunque, una di queste sere, sappilo. Comunque, Alaphilippe ha dichiarato: non ho rotto nulla, ho solo qualche dolore a causa dello shock, tra qualche giorno non sentirò più nulla. Ci sono tre corridori che lasciano sul filo, stampa francese. Su, diciamo, senza fiato noi fantamanager, che sono Van Aert alla Roubaix, non si sa, poi si andrà alla Liegi, cosa farà. Roglic, che lamenta problemi al ginocchio, all'Itzulia e non si sa che cazzo farà, e terzo punto di domanda è sulle condizioni di Alaphilippe dopo la caduta, e sono tre corridori che se fanno bene ti fanno fare una differenza, se fanno male hai buttato via cambi e soldi, è quello il problema. Sai, dici te, Matthews è in forze per la Romeo, cazzo di frega, non lo metto, vada lì, se vince Matthews ce l'avranno in 20 su 1000, però se vince Roglic magari ce l'hanno in 900 su 1000, è quello il problema. La Roglic nel senso alla Freccia o alla Liegi, ecco. No, la Bike Exchange ha rotto Serri ad Ascoli. Bike Exchange, vedi, no, mi era venuto un flash. I tre corridori c'è troppo, troppo casino, troppo. Secondo me, nelle corse tra moto, macchine, cioè sembra sempre di più un caos. Anche vederla da dentro è. Io che l'ho vista da vero? Sì, è una gara nella gara. Mi sembra sempre peggio. Io l'ho chiamato un rally. Change saving, clamano a gloria questa gara. Sì, ma la colpa non era tanto dell'ammiraglia. Ma vicino alla linea d'arrivo, aspetta un attimo a passare il gruppo, no? Cioè, vabbè. Era su un traguardo volante, dov'era? Era un circuito. Sull'arrivo, sì. È stato Van Zevenen che ha sbandato. Sì, ho capito, ma... Si decide tanto su queste scelte. Sono tre corridori che spostano tutti gli equilibri, perché sono corridori che per prenderli o per tenerli si fa dei sacrifici di una squadra. E quindi sono cazzi. Se fanno male, hai buttato via cambi e soldi. E se te non ci punti, tanto su tutti e tre, non è che non si può puntare su tutti e tre, su Alaphilippe o Roglic, già dalla Roubaix devi decidere se comprarli o no, perché poi tutto è incentrato su quella roba lì. Io sono sempre più preoccupato, questa settimana ho cominciato a guardare un po', sono sempre più preoccupato per i cambi da utilizzare tra Romandia e il Giro d'Italia. Che Romandia è una categoria 3, giusto? Sì, quindi assegna diversi punti. Allora c'è un Romandia, Giro d'Italia, Giro di Svizzera, Delfinato, Tour. E c'è anche, dopo il Romandia, c'è anche il Francoforte, ma è una categoria 5, già... Per me, io vedendo queste gare qui, per me... siamo tutti corti di cambi, nel senso, ad oggi invece di averne 10 bisogna averne 15. Sono indietro, però è evidente che ho risparmiato un po' sui cambi. Allora se io schiererò tre corridori a Romandia e te 8 e mi recuperi quei 2000 punti che c'hai, a quel punto lì si capisce che è un gioco fatto bene, perché poi saremo tutti alla pari al Giro d'Italia, capito? Anche perché sono tutte gare tipo il Giro d'Italia, lo Svizzera, che se tu hai il cambio in più, il Giro d'Italia, li fai prima e poi dopo quelli che non ti servono li ridai via. Cioè non c'è contemporaneità tra le gare. No, quello anche in Romandia è una gara a sé, quindi se hai tanti cambi puoi sfruttarla per comprare e poi rivendere. Invece chi ha pochi cambi, questo non lo può assolutamente fare, già tanto che riesce a mettere qualcuno.
Però Romandia almeno in 5/6 devi averne. È durissimo, tra altre cose. Cioè, Svizzera... Aspetta, non mi ricordo se... Aspetta, non so se c'è la contemporaneità con... Delfinato, sì, cioè l'ultimo giorno è Svizzera-Delfinato. Sempre stato così. Cioè, Delfinato finisce e inizia lo Svizzera. Quest'anno... Sì, 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 giusto, giusto. È sempre così. Prima sempre c'è... Così. Prima c'è il Delfinato e poi l'ultimo giorno parte, gli ultimi due giorni parte lo Svizzera, sì, e poi finisce. Sì, anche lì si decide scadere molto. Ma io, ragazzi, andiamola a guardare questa list. No, non c'è ancora nessuno nello Svizzera. Niente. Te tutti i giorni la guardi sperando che mettono qualche duro. Sì, no, anch'io sì, la guardo a Romandia. No, Romandia no, perché... non lo Svizzera. Romandia c'è tutta, ragazzi. Ad esempio, sì, Vlasov l'hanno tolto. Vlasov l'hanno tolto da Romandia. Bene. Allora, tolto. Cioè io dico, no, allora, di questi il Giro d'Italia non lo fa nessuno, forse Geoffrey Bouchard, però prende Bouchard, è veramente Champoussin lo fa, un rischio, sì, sì. Piglialo te Champoussin, no, ho detto che fa il giro, non ho detto che lo prende. Allora, qui nessuno, allora Battistella non lo farà, no, ma nessuno interessante, no, non Caruso farà, non fa il giro, Gino Mader non fa il neanche giro, non fa il giro, Teuns lasciamo per, Jack Haig far tour, niente, poi Higuita, niente, fa la Vuelta, Schachmann per l'amor del cielo, per grazia di Dio, no ma chi fa il giro saranno due o tre, allora Ioannis Aguirre che se tanto mi dà tanto lui va forte all'Izzulia e poi scompare, quindi se tanto mi dà tanto questo Ioannis Aguirre, ma anche lui non fa il giro, no, però uno dice ce l'ho in squadra da Lizzulia, Higuita, Izaguirre, te le porto. Padun non lo comprerò mai più. Poles potrebbe far giro? No, niente. Thibaut Pinot. È un disastro. C'è cioè, Thibaut Pinot che forse farà il giro? No, sì, fa il tour. Niente. Tour of the Alps, nulla. Come fa a fare Tour of the Alps? Fa Romandia e Tour of the Alps lui? Cioè fa Tour of the Alps e poi Romandia. No, ne farà uno. No, ne farà uno dei due. Allora, qui ci abbiamo niente. Potresti rischiare un Itaneter che forse potrebbe far giro. Troppo duro. No, troppo duro. Grant Thomas fa il tour. Quindi, niente. Poi. No, ma quelli che fanno il giro vanno tutti al Tour of the Alps, dai. Mentius, nulla. Poi. Qui, nulla. Michael Woods, nulla. Perché tour, fa freccia, tutta la vita il tour. Niente. E quindi si cominciano ad accumulare tra Romandia e Giro d'Italia sui... Cioè, chi lo vince? Kuss? Chi lo vince? Cioè... Ma per carità, almeno... O'Connor, otto cambi. Sarebbe male. Tra i due. Ci sono due cronometro, di cui una crono con praticamente in salita. Lo vince Brandon McNulty. Scherzaci. Magari, no, però è troppo difficile. Conca, Vlosen, anche qui Kron. No. Avanti, andare avanti. Kron cosa ha fatto ultimamente? Niente. Tifo. Qui addirittura ci abbiamo anche Gonzalez, qui ottimo. Jacobs, Mas, il fratello quello debole. Niente. Cattaneo potrebbe far bene, ma Cattaneo fa... No. Giro d'Italia, attenzione. Sì, ma non è... In salita è piantato. Beh, a parte Ilian che lui a Romandia l'anno scorso ha fatto bene. Ecco, lui fa il giro. Sì, però... ma come fa a schierare Van Bid? Dai, via. Cioè, la Quick Step come si presenta? Cioè, come si presenta a Giro d'Italia? Senza Masnada, che anche perché c'ha la mononucleosi. C'ha Cattaneo, Schmidt, Bagioli, Cavendish, Van Bid e Van Zevenaert. Cioè, qui la classifica fa Van Zevenaert, ma che classifica? O Cattaneo. Non lo fa nessuno. E in tutto ciò ho deciso, praticamente sicuro, che non comprerò velocisti. Dion Smith, dove? A Giro d'Italia? Sì. Oh, io non vedo gente... Allora, Ayuso, McNulty, ok, però il problema è che se le prendi qui, la freccia vallona, Ayuso, ok, potrebbe fare qualcosa. E McNulty, Romandia, Tour de France, cioè McNulty è totalmente... No, poi al Tour de France cosa fa? Antonio Tiberi potrebbe fare qualcosina. Non è andato male la settimana Coppie Internazionale Coppie Bartali. Sì. Potrebbe fare qualcosina a Romandia, mai dire mai. È dura, ragazzi. Romandia potrebbe essere Romandia è veramente un salto nel vuoto imbarazzante, direi. Imbarazzante.
Io, cioè, qui veramente, a parte O'Connor, che è il nome un po' più importante, poi puntare su tre a caso più o meno decenti. No, il problema vero è che poi c'è il giro, e quindi chi prendi qui, che faranno quasi tutti il tour, abbiamo visto, devi comunque fare ulteriori cambi per il giro, per fare per quello una che squadra competitiva. Io con questa chiuderei, puntate forte su esatto. Jung, no, Spoglio, tra Romandia e giro ci vanno 8 cambi, minimo. Minimo. Se vuoi questo fare due formazioni decenti, vabbè, ragazzi, favoriti per la generale, poi lo diremo quando saremo prima in Romandia. Comunque, sì, ad oggi c'è Kuss, O'Connor, Thomas, poi c'è Evita, però andato tra Eig a 20 è dura, capito? Cioè 20, Antonio, che 27, 30. Cioè, comunque sì, Eig, O'Connor, sono questi qua, insomma. Vabbè, poi ne pare, tanto comunque cambierà, perché di qui a Romandia manca sempre un po' di giorni. Ragazzi, siamo sempre grazie, più preoccupati. Abbiamo dato tante novità nella seconda parte della diretta, la prima ospiti della Rubé, la seconda sono 3 ore e 45 minuti. Sì, guarda, perfetto, se togliamo le 3 ore siamo perfettamente, chiudiamo prima dei 45 minuti, dai. Ragazzi, ciao a tutti. Bene, no, tra poco su Twitch la diretta della Rubé. Ora no, tra poco c'è anche una nuova puntata di Mattino 5 con Marcello Piazzano sull'Isola dei Famosi. Potremmo fare, ascolta, durante Giro d'Italia facciamo diretta Giro d'Italia su YouTube, poi tutti su Twitch, e quando inizia Mattino 5 chiudiamo la diretta. Sì. È un continuo, capito? Poi c'è Marcello Piazzano su Mattino 5, poi chiude Marcello Piazzano e inizia Giro all'arrivo. No, Giro a partenza, come si chiama? Alla partenza. Villaggio di partenza. Villaggio di partenza. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Buona parte.